And I can see.
clear, love. Since you ain't been here, love, I've been so much better. Never thought that I could be brought back. I was strong all along, and I thought that maybe misery would break me. I was wrong, now it's gone. Never thought that I could be brought back. I was strong. Bella, ciao a tutti, belli e brutti.
Ciao Vale, ciao Simo, ciao Giulio, ciao Luca, come state? Quindi me li dai sti 100k visto che ti do la mia views per partner? Va bene, va bene. Ma 100k cosa? 100k cosa, Edu? Ciao Deadcan. Cento franchi all'aghi. Ma io non dispongo franchi, Edo, mi spiace. Io ho soltanto monetine di gioco. Ciao Ale. Ciao May. Ciao Nick. Dove sono le mie vitamine? Ma non ho il bicchiere qua per le vitamine. Dovrei andare a prendere. Non ho alcun bicchiere qua per prendere le vitamine. Tra l'altro queste o queste. Più vitamine e minerali. Integratore alimentare di vitamine e minerali. Questo è Carica Mix. Gusto arancio. Sto caricando il video di YouTube, poi ti invio il VOD. Bravissimo Simon, bravo, 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 finalmente. Dopo settimane e settimane. Tutto bene, Mac, te? Grazie a tutti per i follows. Bel nome? Ti piace? Joint? Non c'entra nulla con quello che state pensando. Ciao Spavento, ciao Marco. Io sono quasi parti, mancano solo 73 spettatori medi. Quindi sei a 2 spettatori medi in questo momento. Hai visto quanto sono bravo in matematica? Il problema è che giocando con la musica di sottofondo io credo credo che molto abbia il copyright. Vabbè, al massimo si gioca senza... Lo guardiamo senza volume. Penso. Beh, ragazzi, voi non lo sapete, ma io sono a 71 spettatori medi. Quindi me ne mancano 4 di spettatori medi. Però a questo punto lo facciamo domani, va bene Simon? Domani dovrei fare... facciamo la tua. Se non ho altro, va bene? Ma è grazie anche a voi se riusciamo ad arrivare a questo risultato. Infatti ragazzi, prima di iniziare questa live, oggi facciamo qualcosa di molto molto interessante. Come vi ho proposto negli ultimi giorni, guarderemo la finale di un torneo che sarà il Tectetron. Tra due team molto molto forti che abbiamo già visto, in realtà uno dei due è i Fabriken, sono i francesi, gli svedesi dei Fabriken contro gli svedesi degli Pipip. E tra l'altro sarà un game... molto interessante, perché in realtà i Fabriken, che in teoria dovrebbero essere il team più forte attualmente, vanno a perdere contro gli IPP. Quindi voglio proprio andare a vedere la mappa Heaven, vedere che cosa è successo su Heaven, che tra l'altro abbiamo visto più volte giocata dai Fabriken, vedere cosa è successo e come hanno fatto a perdere, che errori macroscopici e microscopici abbiano fatto. Grazie a Imcerberus per il follow, grazie Feb, grazie Lilux, grazie Spavento, grazie Marco. Ciao a tutti ragazzi. Sì, sai chi è Join Zucchiale? È un account che aveva creato un mio amico. No, è un mio amico Irle qua di Milano. Allora, ciao Twitch Foxer. Io ne vedo 37 e non 71. In che senso 37? Ah, dici di views? Beh, grazie Simon, abbiamo appena iniziato, non abbiamo ancora iniziato a, a,
la live, quindi ci sta, dai. Sono soltanto 10 minuti che sto live, neanche 5 in realtà, da quando mi sono rivelato. Grazie Vale che gli hai passato il Forbes. Comunque potete spammare punto esclamativo review e viene qua. Comunque, come ormai sto spammando un po' in giro al momento. Oh, what the fuck? Edu? Edu? Cosa stai facendo, Edu? Letteralmente ieri. Vabbè, grazie Edu. Edu, perché mi fai la sub subprime? Ragazzi, facciamo uno shoutout a Edu, che è uno dei player del team. Com'è? Show, non so neanche scrivere. Shot out, penso che shot out, vediamo se funziona. Non funziona, non so come sia messo sul coso, sullo stream elements. Fatemi vedere un secondo. Comandi della chat. Beh, perché non si scrive così, giustamente. Shot out. Oh, bravo, bravo, bravo. Bravissimo, Gorgo. Fortuna che ci sei te. Ma con il mio verificato ti sto rimorchiando. Non so, vedi te, Edu. Ciao, Valenenia. Oddio, quanto è difficile leggere il tuo nome. Valenia. Ciao, come stai? Ah, tra l'altro ragazzi, ho riattivato il Discord e il Telegram in forma Valorant. Quindi per chi volesse potete aggiornare il Discord e potete anche aggiornare il Telegram per rimanere sempre aggiornati, va bene? Io purtroppo non sono molto bravo con queste cose, Telegram, Discord, eccetera, di qua di là, però... Ciao Jackie. Ciao Alex. Legatros, chiuda Diamond 3. Entro Raze FK tutto il tempo e gli ultimi due round si è messa a correre facendosi ammazzare. Easy, sono derancato dopo 4 partite di fila vinte. Unlucky. Ma sai che c'è qualcosa di strano secondo me nel rank attualmente? Perché vedo che spesso praticamente la gente vince tipo 10 rank di fila, ne perde 2 ed è ranka. E non capisco come possa succedere questa cosa. Se qualcuno mi può delucidare su come è possibile che succeda. Una delucidazione, come si suol dire. Sì, ho capito, ma stiamo parlando di 10 rank di fila. Io dico proprio 10 rank di fila. Beh, certo, se vinci 10 rank di fila e sei sempre ultimo, bottom fraghi, ci sta. Però... Vabbè, dovremmo analizzare bene il punteggio di ogni rank. Comunque, ragazzi, io direi che adesso possiamo anche già swappare e mettere già sul game, visto che siamo già quasi una cinquantina. Io vi ricordo, ragazzi, per chi non lo sapesse, questo è un live coaching per i nuovi ragazzi che sono entrati in live. Questo è un live coaching, anzi più che coaching è una VOD review, un'analisi di gameplay. In questo caso oggi andremo ad analizzare due team, due pro team europei, Fabriken, gli svedesi Fabrik contro i francesi degli IPPIP. Finale del Take the Throne, che è un torneo dove chi vinceva, penso, erano più o meno 1000 euro a mappa, una cosa del genere. Se volete spammare il canale un po' in giro, così mi aiutate ad arrivare a un buon livello di viewership, così da poter arrivare al traguardo dei 75 views di media. Allora,
In più siamo molto molto close ai 3000 followers. Penso che mancheranno una ventina di followers. Cappello con visiera al contrario. Sì, così sembro Ash dei Pokémon. Ti dico che da bronzo 3 a silver 1 ci sono voluti 10 game, 8 vinte, 2 partite di cui ero streak e 5 con un paio di MVP. Unlucky. Grazie Blanchi per il follow. Va bene, siamo pronti? Vogliamo iniziare? Ash aveva un topo, Tommy cattura le topo. Ma cosa, Corgon? Ma te sempre lì comunque. Avresti mai detto che quel nerdaggio sui Pokémon ti avrebbe appassionato così tanto al videogaming? Ma in realtà non sono mai stato così tanto. Pokémon un po' ci ho giocato, ma non così tanto. Da piccolino sicuramente. Va bene, allora io direi che possiamo iniziare e partirei. Ma poi. Ok. Ma. Ok, infatti si era buggato, penso. Tutti. Je laisse Dragon. Si è appassionato all'esport grazie ai Pokémon. Sì, purtroppo il casting è in francese. No, aspetta un secondo. Potrei averlo scaricato soltanto in francese, ma forse c'è anche in inglese, sapete? Però il problema è che il video l'ho scaricato in francese. Ma penso che vada bene anche se in francese, no? Perché l'altra volta in inglese non funzionava, non si vedeva bene, non lo so. Ma sì, ma penso che vada bene, ragazzi, no? Come fai a sapere? Ma Tommy sapeva un botto di Pokémon, ora fa il modesto. È qui che si reperisce la meglio fica. Esatto, Fele. Bella, Fele. Ciao, Sgamo. Allora, cosa principale. Partiamo subito. Vediamo che gli pip pip, che in questo caso, tra l'altro, mi sa che sono invertiti, perché in realtà gli pip pip sono questi. Perché come vedete Zippan, ve lo ricordate Zippan? Ve lo ricordate Zippan, vero? Lo svedese, ex giocatore di Fortnite, probabilmente uno dei migliori, se non la migliore race che c'è attualmente in Europa. Ecco, proprio lui. E dei Fabriken. E i Fabriken in realtà stanno perdendo 1-0. Hanno perso la prima mappa e adesso si gioca tutto sulla seconda mappa. Come vedete, potete anche capire che i Fabriken sono appunto il secondo team a destra, perché se vi ricordate dalle altre VOD che abbiamo fatto, i Fabriken stanno giocando senza la Sage. Guarda Jackie, bravo Jackie, bravo, bravo. I Fabriken che stanno giocando senza la Sage. E mentre i Pipip, che sono appunto quelli a sinistra, probabilmente dopo cambierà la scrittura perché è sbagliata, si spera. Stanno invece giocando una comp che in realtà ho già visto. Se c'è ancora Educoz qua, in realtà qua i Pipip stanno giocando una comp che non è per nulla malvagia. Non mi dispiace. Sì, l'ho abbassata. Adesso dovresti sentire meglio, si spera.
Si sente meglio? Allora, la comp che stanno giocando gli IPPIP, che sono quelli di sinistra, quelli in City Side, è una comp che in realtà è abbastanza interessante, perché è una comp che presenta una doppia flash, un doppio scouter, che come vedete in realtà è anche una prerogativa degli IPPIP, scusatemi, di Fabriken. In realtà anche i Fabriken hanno doppio flash, perché giocano col Breach e l'Omen. Ecco, diciamo che il Breach in realtà non è malissimo in questa mappa qui. Sicuramente una buona soluzione a non usare i Breach, se si vuole utilizzare Reyna, penso che sia un ottimo modifica, no, alla lineup. Dopodiché ovviamente vedete, loro hanno altre utility di danno e di duelist, un altro duelist che appunto è la Raze. Questa qui è la comp che di norma i Fabriken giocano, mentre gli IPPIP vanno a giocare con la Sage. Ok, ora voglio già interpellare un po' la chat. Voglio già metterle un po' pressure a questa chat birichina. La mia domanda è: considerando che stiamo giocando la Sage, giusto? Sage, come in Cityside. Ok, stiamo parlando di un Cityside, quindi siamo in difesa. Come pensate possiate davvero riuscire a ottenere una value dal res? Immaginate, siete al terzo round, avete vinto o perso tre round, comunque siete al terzo round e avete buildato il res, avete il res. Cosa fate? Inizio round, quarto round, avete il res. È worth giocare senza la Sage? Dipende molto dal gameplay, da come prendi value dalla Sage o meno. Puoi anche non giocarla, molti top team non la giocano più. Allora, domanda ragazzi, il res, voi volete essere sicuri che andate a utilizzare il res non in reazione a una o qualcosa che succede, ma volete forzare una situazione. Volete forzare una situazione aggressiva. Perché? Ciao Shockiv, tutto bene te? Fai un trade, un push magari. Per esempio, metti caso che i primi tre round avete giocato molto molto passive su site, no? Come proprio difensori. Bene, il round in cui avete il rest, voi potete pensare di fare un push. Come lo fate il push? Domanda. Per esempio, voi potete setappare, appena avete il rest, potete setappare un push su C-Long. Secondo me il C-Long è abbastanza buono. C'è anche la Long in realtà. Si può fare questo tipo di push. Di norma si fanno da una parte e dall'altra. È difficile farlo in mid, perché in realtà in mid, per setappare un push in mid bisogna... Si può anche fare in mid, però bisogna setappare anche delle utilities. Cioè bisogna utilizzare anche delle utilities, perché considerando che in mid c'è uno e due gap, bisogna comunque, cioè non è facilissimo, perché il mid è un pochino più ampio. Ecco, su C-Long e la Long si può setappare un rush a 3. Come ha detto qualcuno, un rush con cui due persone vanno avanti più la Sage. Cosa succederà? Come ha detto Sgamo, io farei da Long A a Long C, perché il muro è funzionale. Perché dovete anche capire una cosa, nel senso che, va bene, voi andate a fare un push, fate un trade, quello che può succedere è che voi andate a pushare, no? Pushate in 3, fate una kill, loro fanno un'altra kill. Ok? Soltanto che loro non hanno rest, non hanno la Sage, non hanno rest. E voi avete rest. Però la mia domanda è, comunque siete
il cadavere sarà abbastanza avanzato, no? Il vostro compagno sarà morto abbastanza avanzato. Gli avversari saranno magari probabilmente dove avete appena sparato. Quindi cosa dovete fare? Beh, bisogna avere una posizione per utilizzare il wall. Bisogna provare a utilizzare il wall. Certo, vi dico, non è una cosa semplice comunque fare questo tipo di aggressione, perché a livelli alti succede che poi se gli avversari di fianco a voi avete anche una raise, cos'è che può fare la raise? Se voi pushate, fate una kill, volete restare, fate il wall e l'avversario si trova, e trovate davanti al vostro wall, c'è una raise, cosa può fare la raise? Sì, ce l'ho Shelby, la... Ce l'ho, però adesso non voglio tirarlo fuori, cioè in realtà ce l'ho. Vabbè, posso utilizzare questo, banalmente. Grazie Shelby. Ah, tra l'altro, benvenuto coach Shelby. Sempre più staff e very important people from other esports, League of Legends, se non sbaglio. Ieri avevamo Eddie Noise, adesso abbiamo coach Shelby. Sì, più che altro guarda, il Blitz in realtà a me non piace tantissimo. C'è un'applicazione che si chiama StratTat, che in realtà è molto molto funzionale, perché puoi disegnare, puoi mettere tutti gli agenti nella mappa, li puoi cambiare, li puoi fare le frecce, li puoi fare un sacco di robe. E poi registra anche tutto. Quello è molto molto più forte secondo me. Allora, fatemi un secondo. Avete scritto un sacco. Comunque su push mi sembra troppo rischioso. Metti gli avversari, si possono permettersi un peretro su long, ti aprono. No, perché banalmente tu puoi anche fare un push in cui una persona hold da dietro. In realtà i push in city side sono importanti. I push da city side, perché sono importanti, ragazzi? Due motivazioni. Perché pushare da city side? Ovviamente non tutti i round, ovviamente non dallo stesso positioning. Non potete farlo tipo un round dopo l'altro, questo è ovvio. Come dice Sgamo, prendete informazioni, importantissime le informazioni di gioco. In caso flanchi me, nel senso che sni, perché comunque non è troppo importante. La cosa importante è che se voi giocate tanti round passivamente, poi giocate 1, 2, 3, 4 round, ovviamente uno dopo l'altro, non nello stesso modo, però li pushate aggressivamente, beh, rendete comunque il game anche unpredictable, è un pochino più complesso. Tenete conto che se voi andate a rushare in 3 da qua, gli avversari di norma come si trovano nella mappa? Fatemi un secondo, prendiamo la mappa da qua, va bene? Così capite meglio. Se io rusho in 3 da C-Long. Ok, ovviamente questa cosa qui l'andate a fare quando gli avversari sono in eco oppure quando gli avversari sono in full buy. Domanda. Scusate, non ho capito. Andate a rushare gli avversari quando gli avversari sono in eco? Ragazzi in chat mi state, siete una delusione di deludendo, ve lo dico. Delusione di deludendo. Cioè, scusate, ma perché dovete rushare se siete in... se gli avversari sono in eco, perché dovreste rushare? Adesso io voglio sapere da quelli che hanno scritto eco, quindi Simon War, Mr. Masman e Marco, perché avete scritto eco?
No, scusate, allora io vi ho detto, vabbè, mi sa che adesso mi state fregando voi, eh. Io la mia domanda era, rushate se sono in eco o se sono in full buy? E voi mi avete detto in eco, se sono in eco. Ma se sono in eco non devi rushare, stai fermo. Sono loro che hanno lo svantaggio, sono loro che devono venire. Se invece sono in full buy, la differenza sta principalmente che voi rushate in 3 da qua, per esempio, e loro probabilmente difficilmente saranno in 5 tutti qua. Magari poi succede anche, però in realtà, adesso parlando anche a livelli pro, adesso stiamo analizzando un gameplay pro. I pro in un full buy, in un round normale, si inizieranno i primi, inizialmente nel round, inizieranno a splittarsi in tanti punti così della mappa. Faranno un controllo della mappa e di conseguenza se voi rushate in 3 qua, probabilmente ve ne beccherete uno, massimo 2. No? Va bene, dai, iniziamo a vedere cosa fanno i buoni Fabriken, va? Parlavamo proprio di controllo di mappa e guardate. Allora, hanno preso informazione Sage in mid. Ok, la Sage va subito a wallare il mid. Ecco, questo wall in mid penso che sia stato un po'... Considerando tutto, non so se è stato molto worth questo wall che ha fatto in mid. Perché ha wallato qua in mid? Proviamo a capire. Sa, avrà visto 3 persone. Probabilmente si aspetta un rush. Secondo me non ha molto senso adesso, ora come ora, andare a wallare. Perché principalmente comunque Aska ha visto che c'è anche la raid. Di conseguenza penso che andare a wallare in questo momento con una raid che è lì attaccata non abbia molto molto senso. Ha usato il wall comunque per fare che cosa principalmente? Che forse per questo motivo è worth, considerando che era da sola in doppie porte. A cosa è servito questo wall principalmente? Ha wallato perché non c'è nessuno a coprire B? Cosa c'entra? Ha wallato doppie porte? Ha wallato per prendere tempo per ruotare, per rallentare e far ruotare il team. Per rallentare e far ruotare il team, no. Ha wallato per un altro motivo. Neanche a stoppare un push. Ha wallato principalmente per scappare. È come se avesse fatto una molly, una smoke per esempio. Semplicemente per stoppare un secondo gli avversari. Così che non che così gli avversari non potessero pushare in generale, ma più che altro perché così lei con la Sage potesse tornare su site e riposizionarsi. Perché sennò sarebbe morta. E in realtà avrebbe potuto fare lo stesso movimento probabilmente senza fare il wall andando in connector. Però almeno il wall ha stoppato un secondo gli avversari. Non sono molto convinto comunque di questo wall. Ora gli avversari hanno un vantaggio in realtà. Perché gli IPP in questo caso, che adesso finalmente hanno swappato i nomi, sono senza wall. Ciò significa che banalmente anche i mid hanno la possibilità di andare a planare in B. B è un plant molto molto buono da fare quando gli avversari non hanno il wall principalmente. Perché in realtà il wall è un buon... Normalmente quando planate su B voi planate qua e poi... molto spesso si tiene il mid, se non si tiene sul site, no? E di conseguenza se voi tenete dal mid e avete planato qua, loro possono banalmente utilizzare un wall più una smoke e fregarvi e riuscire anche a splannare molto velocemente. Quindi in realtà questa potrebbe essere anche un'aggressione sul side di B. Anche per prendere info e dare spazio a quelli che pushano in A, ci può stare. Hai sentito persone sparare un wall, quindi quelli in A hanno pushato, sì, quelli wall, sì, esatto. Sì, l'UOL lì secondo me fa schifo, però l'ha fatto probabilmente per non rischiare di morire principalmente, penso Edo.
Ma funziona ancora? Sì. Allora, hanno ancora informazioni che in realtà sono sul site di... probabilmente che sono in mid. Penso, sì. Lo sanno. Adesso stanno prendendo in realtà l'informazione con il Sova. Il Sova ha appena fatto il drone. Hanno preso informazione che ci sono 4 persone sul site di C. Quindi adesso arriverà la rotazione. Infatti vedete come arriva la rotazione molto fast. Si trovano già su, 2 sul site di B. E sul site di C, dietro site di C. Il Sova è già dietro di loro. Zippan riesce a farsi la Sage. Ok, cos'è che hanno fatto? Fatemi rivedere. Quindi hanno fatto, per ingaggio hanno fatto freccia per spottare, più flash, penso. Sì, qua parte anche la flash. Vediamo un secondo il momento in cui scoutano. Allora, io non sono molto convinto di questo posizionamento qua. Nel senso che, se voi andate a vedere quello che succede, che praticamente loro vanno a fare un uno stop del push avversario. Loro hanno già preso informazioni perché il Sova, come vedete, rimane C-Long, tra l'altro. Sì, il Sova rimane C-Long, loro pushano tutti da doppie porte. E la Sage e il Cypher, praticamente la Sage va a cercare di aiutare il Cypher che era già bloccato. Ma a questo punto qua non lo so, perché rimangono praticamente da soli. Infatti non è un caso che loro siano i primi a morire. La Sage qua è da sola, cerca di fare un pick, cerca di swingare da sola da sinistra con il Cypher che comunque non può aiutarlo troppo. E ci va a morire. Considerando che ancora l'Omen e l'Arena si trovano molto molto indietro, non lo so, il fatto che Cypher si trovasse a platform qua mi dà un'idea del fatto che non potessero kitare. E di conseguenza hanno fatto praticamente un fight 2v5 inizialmente. Massimo 3v5, non lo so. Qualcuno che vuole dire qualcosa? Quel Sova è entrato un po' troppo esuberante lì dentro. Sì, tra l'altro, anche questo. Però penso che volesse entrare perché volessero cercare di aiutare il Cypher. Penso che adesso vanno così aggressivamente con la scout e anche con la flash per aiutare il Cypher a non farlo morire. Gorgon dice non puoi kitare il Cypher messo lì perché si erano pushati in A e si hanno preso info che erano doppie porte. Non hanno continuato il push ma sono tornati indietro e fatto tutto il giro da CT. Perché si erano pushati? Ok. Ah, ottima domanda ragazzi. Provate a rispondere voi. Secondo voi, come mai, la domanda di Sgamo93 è questa, come mai, visto che sono stati, la domanda è perché hanno gli avversari in CT adesso, hanno preso l'informazione con il drone, che ci sono 4 persone da doppie porte, perché invece che tornare indietro e magari mettere pressure da un'altra parte della mappa, decido di andare su 16, secondo voi? Ciao Volken, giusto, questa è la domanda. Oh no, qual era la domanda, Volken? Volken, Sgamo? Non ho capito bene. Perché si erano pushati in A? Ah, perché hanno fatto... Oh, scusatemi, allora ho sbagliato io. Ho interpretato io la domanda che ha fatto. Dici l'arena? Beh, perché l'arena da qua, per fare tutto questo movimento, è un movimento che loro intanto non hanno preso informazioni che ci sono tutti e 5 le persone lì, ma che ce ne sono 4. Quindi potrebbe esserci tranquillamente qualcuno qua che tiene il flank. In più dietro ci saranno molto probabilmente le trappoline del Cypher, che poi non ci sono un altro paio di maniche, ma potrebbero esserci, giusto? Quindi in realtà e l'arena non può saltare le trappoline del Cypher. Quindi in realtà non ha molto senso. La cosa migliore sicuramente è fare questo tipo di rotation.
Ah, ok. I difensori pre-wall stavano pushati short. Come pre-wall? Aspetta, in che situazione? Questa situazione qua? Ah, qua dici. Tra l'altro hanno spaccato una trappolina. Beh, ma perché non hanno pushato? Secondo te? Prova a pensarci, Sgamo, perché non hanno pushato? A me sembra abbastanza banale che non abbiano pushato, perché comunque hanno distrutto trappolina e cam agli avversari. Quindi hanno già tirato via un sacco di risorse agli avversari. Gli avversari sanno che erano molto avanzati in short, di conseguenza non ha senso che adesso continuino a pushare. Perché forse, visto che hanno wallato double doors, potevano immaginarsi una rotazione degli attaccanti, magari anche in A, e quindi hanno preferito tornare CT per essere più safe. Assolutamente sì. Il fatto è che è molto rischi fare, soprattutto in un round di pistol, è molto rischi fare rotazioni così. Cioè, loro, il loro lavoro di pushare, vi dico, il loro lavoro di pushare da qua e andare qua, l'hanno fatto, perché loro hanno tirato via informazioni agli avversari, perché il Cypher avversario aveva messo una cam e aveva messo pure una trappola, e loro hanno tirato via sia la cam che la trappola, e poi hanno smoccato. E questa smoke qui è indice di che cosa? Per il T-side. C'è un sacco di pressione da Long. Loro non hanno alcuna informazione adesso. Avevano probabilmente informazione che c'era l'Omen nell'arena, chi hanno scoutato, ma non hanno alcuna altra informazione adesso. Loro potrebbero essere molto vicini, potrebbero essere molto lontani, potrebbe non esserci nessuno su site A. Loro non hanno alcun tipo di informazione. Adesso Cypher si ritrova senza utilities. Quindi il lavoro che hanno fatto lì pip su site A è stato molto molto forte. L'aggressione per tirare via informazioni agli avversari. Dopodiché cos'è che fanno? Beh, è normale che se Meddo ha scoutato che c'erano l'Omen, c'era l'Omen e l'arena pushate aggressivamente su site A, a me pare normale che l'arena e l'Omen su site A, da che erano aggressivamente pushati, decidano di fare che cosa, ragazzi? Dai, provate a rispondermi alla mia domanda. Andare back ci sta, ma perché? Vanno back perché devono tirare via informazioni. Gli avversari sanno che ci sono queste due persone in short, quindi loro vogliono tornare in via. Quindi guardate cosa succede, infatti l'arena rimane da sola, la che era short adesso rimane short un pochino finché non finisce la smoke. Così prende massimo value dalla smoke. Appena la smoke finisce, probabilmente adesso se ne andrà via. No, rimane lì. Però, guardate qua, la cosa importante. Sì, beh, adesso prendo l'informazione su Cypher. Ma la cosa importante è che l'Omen, che era qua insieme all'arena, adesso si è andato a fare. Sono andati completamente via. Sia l'Omen che il Sova sono andati su Side B. Molto più close a Side C. Perché? Perché sanno già, gli avversari sanno che ci sono tre persone, due o tre persone su Side A. Di conseguenza, non ha senso per loro. Non avrebbe senso per loro in questo momento, adesso, andare a pushare su Side A. Perché hanno già l'informazione che ci sono tante persone su Side A. No? Ragazzi, spammate un po' il canale in giro, così mi aiutate. Spammate. Avete amici che giocano a Valorant, vogliono imparare qualche nozione base di gioco? Che vengano. Grazie a tutti per i follow, tra l'altro. Penso che ormai abbiamo quasi ittato i 3000 followers. Grazie Simon, grazie Zanki, grazie Fighter, grazie Mr. Nice, grazie Distrutto, grazie Chepis. Ciao Simon. Chi sarà il 3000esimo followers? Ok, quindi loro pushano lì, vedete. Ecco, la cosa che non capisco, secondo me, a questo punto Cypher qua è abbastanza morto.
quello che potrebbe succedere, quello che poteva fare probabilmente la Sage, non so se l'ha fatto, era probabilmente sarebbe stato necessario da parte della Sage. Vediamo un secondo, cosa poteva fare la Sage, ecco. Qua prendono l'informazione, giusto? Vediamo, informazione. Hanno preso l'informazione che stanno arrivando da mid, da qua. Ecco, la Sage poteva fare una rotazione veloce fatta così e tirare uno slowino qua. Ecco, uno slowino forse era necessario da tirare per stoppare l'aggressione degli avversari. Grazie Sunset per il follow. Qua devono prendere un secondo di... Ora il wall era migliore su mid. Sono appena arrivato su Valorant, non è che potresti dare qualche nozione base. Senti quello che sto dicendo. Segui la live. Che partita sto guardando? Una partita di un torneo, Take the Throne, dove c'erano 2000 euro in palio. Tra i Fabriken e gli EPP, che sono un team svedese e francese. Potrebbe avere benissimo anche gli slow in realtà. Scusa, ma come posso migliorare la mira? Perché è da poco che ho incominciato a giocare mouse tastiera. Non è una domanda facile. Può averli benissimo gli slowini. Comunque, non è una domanda facile, Zanchi. In realtà ci vuole... Devi allenarti tanto. Ci sono persone che sconsigliano di utilizzare Kovac o Imlab come trainer, scaricarseli come trainer. In realtà io non li consiglio troppo come trainer, ma più come warm up, no? Come utilizzo per il warm up. Purtroppo non so quali sono i tuoi problemi a livello di game. Non so su che cosa manchi, se hai problemi proprio puramente di aim. Probabilmente, se non hai mai giocato a CS, non saprai bene nozioni base di gioco, come banalmente la non possibilità di sparare mentre ti muovi, il fatto che c'è un rinculo delle armi, di conseguenza non basta, non è che tieni premuto il mouse 1 e l'arma spara dove stai mirando tutto il tempo, il fatto che devi avere sempre il mirino in un posizionamento tale da avere praticamente ogni volta la testa dell'avversario mirata, cioè tante cose diverse. Ip è quello che ha litigato con Dofran, esattamente lui, ex Overwatch League Players. Comunque qua non so se la Sage poteva sloware. Ecco, questa entrata qua da parte del Sova sicuramente è sbagliata. Perché è sbagliata? Beh, perché loro adesso stanno entrando da qua e da qua e l'arena è ancora... Cioè, stanno facendo un 2v4 invece di poter fare magari un 3v4. Semplicemente perché hanno fretta di andare sul site quando potrebbero aspettare, magari potrebbero... Anche questa freccia che ha tirato, potevano tranquillamente aspettare il plant e poi fare un buon retake con le utilities. Avrei molto di più preferito. No, penso che non abbia molto senso lo scillino, perché tanto comunque lo scillino lo prende magari un eroe, cioè un agente che magari gioca un pochino più aggressive. La Sage di base non gioca troppo aggressive, di conseguenza non ha molto senso, soprattutto in pistol. Ci sa che vai a prendere soltanto le utilities. Questo è un 4v1, rip. Con Bricci io prendo due flash e lo scudino. Dipende molto quello che vuoi fare, come dico sempre. Non è che c'è una regola. Assolutamente mai regole per quanto riguarda il buy. Dipende molto da che cosa volete fare a livello strategico, che cosa avete necessità di fare e che utilities vorreste avere.
se volete avere utility, se volete, se non giocate perché siete un player che non ha idea di come usare le utilities, a quel punto lì non ha neanche senso prenderle le utilities, non sprecate soldi nelle utilities e prendete magari un'arma con cui vi trovate bene e lo scudino. Vedete, questa è una situazione in cui i Fabriken hanno vinto il round e ovviamente hanno preso, hanno comprato gli Spectre, hanno fatto il buy nel secondo round. E cosa fanno? Fanno un hold in mid principalmente. Holdano mid, hanno una trappolina su side di C, sulla parte di C, così che se gli avversari dovessero pushare, perché sono in Nico, gli IPP sono in Nico, dovessero pushare di qua, sono comunque belli, belli chiusi. I Cypher holda da destra per cercare di holdare nel caso in cui pushino da side di A. Leodez è andato a prendere informazioni dal mid per vedere, per vedere se magari stanno pushando da side TP. E fanno un controllo molto semplice, molto slow, nulla di che. Però è un controllo molto interessante in realtà, perché adesso se voi vedete, penso che vogliano proprio andarsene verso B, perché sembra che la raise sia già verso B, sì. È così. Cosa è successo qua, tra l'altro? Penso che abbiano preso informazioni, sì. Il Cypher ha messo una cam molto molto buona. Il Cypher dei DPP ha messo una cam che praticamente penso che sia sopra sul soffitto, che veda più o meno il mid, veda forse la finestra, non ne sono sicuro in realtà. Vediamo. Però adesso la apre, se vedete. Guardate. Apre adesso la cam. Vedete che è gialla. Ha aperto adesso la cam. Penso che abbia visto qualcuno. Penso che abbia intravisto qualcuno. Probabilmente sanno che sono fuori mid in questo caso. Infatti vedete come si stanno avvicinando tutti su side B. La Rizzi in questo caso sta baitando su side B. E adesso il Sova sta cercando di pulire su A. Ecco, Zipan qua è stato preso da Hip, dal mid. Ecco, io non penso che questo movimento da parte di Zipan da solo su mid sia stato troppo corretto. Nel senso che secondo me ci sta che dal mid vada a mettere pressure con utilities. Magari lanci una granata, magari lanci un C4 per distruggere la trappolina, va bene. Il problema è che c'è ancora la cam qua e probabilmente lui non lo sa, non penso che l'abbia distrutta. Secondo me dovrebbe andare un pochino più late in mid e aspettare che loro avanzino su side di A. Questa forse sarebbe la cosa migliore. A che ora finisco? Grande Simon, bravo. Finisco per l'una e mezza. Ah, la cam è stata distrutta? O l'ha ripresa? No, è stata distrutta. Se ha distrutto la cam, allora, se ha distrutto la cam, allora dovrebbe andarsene via. Non dovrebbe rimanere lì a mettere pressure, sinceramente. Questo è stato il problema per cui è stato piccato. Ha distrutto la cam, basta, via. Hai già dato l'informazione agli avversari? Hai tirato via l'informazione agli avversari, ma loro ti hanno anche hanno preso l'informazione che tu sei mid, vattene via. Ora stiamo pushando da long. Oggi la chat è un po' dormiente, devo dire. Partono con le flash, smoke. Situazione di 4v3. Penso che sia abbastanza un easy win per i Fabriken. Vediamo se riuscirà Low con questo Marshall a farsi, a tirare via un po' di economia agli avversari. Questo qui è un round in cui, sapete, sono in eco, di conseguenza non è che possono fare molto. Però in realtà penso che se ha comprato il Marshall a questo punto non sono in eco. Hanno forzato i ragazzi degli IPP surround. Quindi in realtà è abbastanza grave che non siano riusciti a portarsi a casa non soltanto il round, ma neanche le armi. Perché penso che abbiano full forzato. Perché Hip aveva preso la Sheriff. Eh sì, hanno full forzato i ragazzi degli Pip. Perlomeno in due salvano. Però il prossimo round sarà abbastanza una merda per gli Pip, perché saranno in full eco. Devi fare domande, Tommy. Non è facile fare sempre domande comunque.
Con lo spray sulla cassa è fondamentale, esatto. Ma la stream è da lurkare? No, dai. Se no non è interessante. Fanno un minimo di hold e adesso penso che vadano, forse vogliono fare X-Hack in A, penso. Ok, hanno spaccato, vedete come? Praticamente la Sage è andata avanzata, ha spaccato la trappolina e poi se ne va via. Vedete? Perché se ne va via? Ecco, domanda, perché spacca la trappolina e se ne va via? Fatemi una full explanation del perché una persona dovrebbe shifta, vede la trappolina, la spacca mentre se la sta andando via e se ne torna verso CT. Per illudere gli avversari. Bello che utilizzi il termine illudere. Ma quando si compra nel secondo round? Nel secondo round compri. Se vinci il round compri. Almeno l'avversario piega credendo che arrivi qualcuno. Innanzitutto fa credere agli avversari che sta flancando, quindi costringe a guardare dietro. Gli avversari sanno dov'è, non ha senso continuare. E torna perché una Sage che flanca non è la cosa migliore, anche per quello, certo, ma in generale. In generale a questo punto, allora vi spiego, c'è una situazione in cui avrebbe senso che lui pushasse. Per esempio, se gli avversari fossero molto più avanzati su site di A e loro stessero facendo tipo un retake, e gli avversari sono molto più concentrati a uccidere quelli su site di A, allora in quel caso lì avrebbe senso che lui lurkasse, spaccasse la trappolina e pushassero da dietro. Perché? Perché il focus degli avversari sarà principalmente messo sul site di A. Però in questo caso qui, se lui spacca inizialmente a inizio round la trappolina, è normale che loro staranno facendo inizio round, staranno facendo un hold, no? Come avete visto. Di conseguenza, lo spaccare la trappolina e poi pushare perderebbe completamente di senso. Perché tanto comunque, se spacca la trappolina, nel momento in cui spacca la trappolina, come avete detto voi, anche voi dalla chat, ha già messo molta pressure agli avversari, no? Gli avversari sono già dell'idea del tipo, ok, potrebbe esserci qualcuno dietro. Poi magari non c'è nessuno, come in questo caso, però c'è sempre pressure. Anche senza che ci sia alcuna persona. E nel mentre la persona che aveva pushato in realtà se ne torna in CT. E di conseguenza loro è come se stessero giocando in 6 alla fine, no? Perché loro pensano che ci sia una persona qua. Hanno l'info che c'è qualcuno magari qua dietro che flanca. E però in realtà ce ne sono 5 persone che stanno andando verso CT, no? Vi torna come cosa. Robottino, pulire a destra. Granate dietro site. Ecco. Guardate sta cosa. Perché praticamente lui ha pushato C, hanno preso l'informazione con la cam che c'erano due long. E perché su B, su main qua non c'è nessuno. Guardate come tutti quanti ruotano su site di A. Ecco, qual è il problema secondo voi dei Fabriken? Secondo voi qual è la cosa principale? Guardate qua, vi dico il momento. Questo dobbiamo fare i Fabriken adesso. Perché vedete che adesso, guardate, ecco, questo è il momento, il trigger. Il trigger è il fatto che abbiano spaccato la trappolina, giusto? Perché è il trigger che abbiano spaccato la trappolina? Cosa devono fare adesso i Fabriken nel momento in cui la trappolina è stata spaccata? Considerando che sono molto molto avanzati su site di A, cosa dovrebbero fare in questo momento? Ma il Bucky può one-shotare in qualche raro caso? E penso che se lo prendi in testa, sì. Qua i Fabriken devono andare super aggressivamente, super super veloci. Perché se vedete, loro adesso sono soltanto quante persone sono state a 2. Una, due, tre persone invece sono ancora sul resto della mappa, vedete? Ma perché i Fabriken sono molto molto lenti, guardate. Vedete che fanno un hold, stanno facendo ancora un hold. Qua dovrebbero, nel momento in cui hanno spaccato la trappolina,
le hanno preso l'informazione con la cam. Dovevano essere già su Site A. Qua dovevano già entrare. Più che Gorgon, più il fatto che c'è qualcuno da dietro, non è quello il discorso. Il problema non è che ci può essere qualcuno da dietro. Qual è il problema che ha spaccato la trappolina? C'è anche quella situazione lì. Ma quella situazione lì, come vedi, l'Omen sta comunque holdando. Ma qual è il problema? Se hanno spaccato dietro, qual è il problema principale? Perché loro stanno tutti ruotando? Perché stanno tutti ruotando su Side A? Intanto non se sarebbero, ma se fossero entrati velocemente potevano disporsi in site. Stanno... Esatto, perché hanno preso un'informazione. Nel momento in cui spacchi la trappolina, vuol dire che qualcuno ha pushato da Side C, vuol dire che hanno preso un'informazione che in C non c'è nessuno. L'arena, visto anche fuori medio, non c'era nessuno. È normale che siano su Site A. E quindi questo è il trigger che dovrebbe dire loro: ok, devo pushare. Devo pushare in. Sono in superiorità numerica. In superiorità numerica se pushano adesso. Ma invece sono molto molto lenti a pushare. Guardate quanto sono lenti. E guardate, sono talmente lenti che nel momento in cui arrivano sul site, totalmente se sécuriser il côté droit. Cioè, hai ancora un minuto, no? Un minuto e dieci. Ha senso adesso andare sul site così? Ma il problema non è la disposizione iniziale del round, cioè hanno gavappato tre quarti di mappa. Ma in realtà inizialmente, fammi vedere un secondo, non l'ho vista Raid nella posizione, non ce l'ho. Fammi vedere come erano messi. In realtà, beh sì, erano già partiti molto molto aggressivi in A. In effetti sì. Hanno un controllo del mid, non hanno il controllo di C, questo è il problema. Il problema principale è che non hanno il controllo di C. E la mia domanda è che se non hai il controllo di C, e loro hanno preso informazioni in C long, vuol dire che tu, nel momento in cui, cioè devi avere la sicurezza, devi avere una... Nel momento in cui sai che gli avversari hanno preso il controllo di C long, devi andare in, devi andare molto più aggressivo. Cioè qua non so quale fosse la loro idea, però qua dovevano andare in. Cioè adesso andate in, ha spaccato la trap, pushate, perché siete 5v2. Magari hanno fatto slow pay per ruotare. Per ruotare. Ruotare vuol dire. Oh, perché altro dovevano aggredire. Nel momento in cui hanno aggredito C-Long, visto che erano già sul site di A, cioè su Long di A e Short di A, dovevano andare in subito. Invece ci ha messo troppo. E perché ci ha messo troppo? Vedete come... Cioè questo a me non sembra un execution. O sbaglio? Gli hanno spaccato la trappola, quindi ruotare non era una buona idea. Non è vero Cerberus, non è vero. Non è vero. Allora, vi ridò di nuovo la situazione. Andiamo qua e vi faccio la domanda. È intelligente fare uno stack in eco nella mappa Heaven? Ovvio, ma non è nella mappa Heaven. Lo stack in eco devi farlo sempre. Sempre comunque. È il modo migliore per rubare armi agli avversari e prendere valore dall'eco. Allora, facciamo finta che sia questa la situazione. Trappoline. Ok, i miei compagni, noi siamo in T-side. 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la posizione, ok? Queste sono le nostre trappoline. Ok, eravamo messi in questa situazione qui. Un avversario mi pusha da C-long e mi distrugge le trappoline. Ok, domanda, quesito per la chat. In questa situazione qui, cosa faccio? Se l'avversario da C-Long mi spacca le trappoline. E
intelligente fare. No, perché ci sono tre site. No, è la stessa roba, Simon. Perché tanto lo stack lo fai per rubare, non per vincere il round. Non è che fai un gamble per vincere il round, ma fai un gamble per... sei staccato comunque a prescindere. Non è una questione dei tre site. Se per questo ci sono team che non holdano anche in full buy, non holdano anche B, perché il B lo fai di retake nuovamente. Più che non soltanto l'1 e il 2. Allora, la situazione che avete visto prima, quello che ho detto io, che se spacca una trappolina voi pushate in A. Ma qual era la differenza rispetto a prima che avete visto dai Fabriken? Qual è la differenza? Nel momento in cui ha spaccato la trappolina, i Fabriken dov'è che si trovavano? Ciao Simoz. No, non è una cagata, aspettate un secondo. I Fabriken dov'è che si trovavano? A long, giusto? Erano già avanzati in A long, giusto? Quindi se hanno spaccato la trappolina in C long, in quel momento loro si trovavano già in A long. È normale che la soluzione è pushate veloci in A long, cioè pushate su side A, perché siete già vicini in A long, giusto? In questo caso qui, qual è la differenza, ragazzi? Il caso che vi sto proponendo in questo momento qua. Che loro sono ancora in Sleeping. Che stiamo ancora facendo un hold, giusto? E hai ancora il tempo e anche il gap, lo spazio, per fare che cosa? Bene, loro hanno preso l'informazione che non c'è nessuno C long, giusto? L'uno ha preso l'informazione che non c'è nessuno C. Bene, cosa faccio? Voglio riprendere e ripulire C long. Voglio assicurarmi che C, che l'informazione che loro hanno preso, non sia più valida. Perché il gioco funziona a informazioni. Mentre nella situazione in cui loro sono già avanzati su site A o già avanzati su site B, beh, questa cosa non puoi farla, non persiste, perché non hai il tempo di tornare indietro e riprendere C long. Perché sei già avanzato su site di A. No? A qualcuno non torna questa cosa che ho detto? Avete capito le differenze? In base a dove siete messi nella mappa, decidete di fare una cosa oppure un'altra. Grazie Lazzarin Edoardo per il follow, grazie Tugi, grazie Sunset. Va bene? Quindi l'errore qua da parte dei Fabriken, che poi magari vincono il round, però è stato molto rischi, perché se vedete, guardate quando entrano, guardate quanti sono, è una 5v5. Cioè, se finisci a fare una 5v5 così, su un site, prima ancora di planare, fai un execution su site in 5v5. Qualcosa l'hai sbagliato in T-side. Assolutamente qualcosa l'hai sbagliato. Forse anche più di una cosa. O sbaglio? Ha fatto più di peur che di mal. Notre ami Petit Scale, alors qu'il pèse assez bien, met la tête à son adversaire, malheureusement revenge dans la tête également de la part de Shadow sur le capitaine. Ma che c'entra? Non è una roba che viene da CS? Ma cosa stai dicendo? Non ho capito. Loro mica giocavano, mica se l'hanno staccato inizio round. Hanno preso informazioni, questo poteva essere tranquillamente un round di buy e finiva la stessa cosa. Il problema è che sono i Fabriken hanno sbagliato. Hanno sbagliato a fare questa modalità. Cioè ad entrare sul site di A così lentamente. Qua dovevano entrare subito. Cioè, guardate quanto ci hanno messo. Qua, perché non sono ancora entrati? Ha spaccato la trappola, entra e prendete site. Perché giocano slow? Andate in.
Sapete che hanno pushato Chilong? Andate, 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 pushate, 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 pushate. E ancora che non pushano, ancora che giocano slow. A sto punto qui, ho un minuto e 10, invece che pushare su Society A, tornate indietro. A me sembra una cosa abbastanza banale come roba. E invece cosa fanno? Continuano ad andare sul site di A molto lentamente. Ma che cosa si sono fumati? Questo è completamente failato sto round. E spero per i Fabriken che lo vadano a perdere, perché si meritano di perdere questo round. Cosa stanno facendo? Adesso probabilmente torneranno indietro. Sì, beh. Wow. Hanno capito che sono tutti su set di A. lo sanno che c'è il Cypher lì. Finalmente on va retenter de passer par cette short. Attention à Piscale crée. De son côté qui fait. Ah, ma va. Ah, tornano indietro. Ma perché stanno tornando indietro? Per aiutare il Cypher? In realtà così non lo stanno molto aiutando il Cypher, devo dire. Tra l'altro bravi qua che hanno usato sta smoke. L'Omen, Latex ha usato, non Latex, Crea ha usato la smoke a destra per pulire, Long, in modo tale che potessero piccare in due il Cypher senza problemi. Hanno fatto la pick, sono 3v3. Ragazzi, sono 3v3 in eco, eh. Planano la bomba. Pour planter le spike en B, attention effectivement au fond du point B. Oh là là. What? Cosa stava facendo qua? Pour planter le spike. Che vuole? B, attention effectivement au fond. Ah, per salire su? Non ho capito questo. Ah, per pulire a destra forse. Per entrare nei site pulendo a destra in modo tale che. Vabbè. Mi sembra un po' meme sta roba. Però vabbè, i Fabriken sono riusciti a vincere, ma hanno rischiato tantissimo. Hanno davvero rischiato tantissimo. E questo è, secondo me, è indice di una frettolosità nel fare le cose. In questo caso in realtà non sono stati frettolosi, sono stati troppo lenti. Non hanno capito il trigger della situazione, che era appunto il fatto che avessero preso informazioni Chilong. Ciao Pixel. Sì, non so perché volesse fare un wall del genere. Sinceramente era abbastanza inutile. Hanno pure perso soldi. Bella Gori, come stai? Vabbè, hanno vinto perché comunque gli avversari erano in eco. Ora guardate bene. Economia dei Fabriken. Sono 3-0 tra l'altro. IPPIP hanno armi. Voglio vedere come faranno a fare questo round i ragazzi dei Fabriken, che comunque hanno due SMG, un Bulldog e due Phantom. Followers. Non siamo ancora arrivati. O sì? A quanto siamo, Simon? Questi fanno un altro hold. Tu vedi 3K, ma no, sarà arrotondato. Grazie Sanguino Ski per il follow. Orbi di Chilong con Breach prendi tutto. L'ho vista TSMT1. Però mi sa che non l'ho visto Evan The Vox. Ragazzi, 8 followers. Vediamo chi sarà il fortunato. 3000. Allez, il faut riuscire a mettere ces petits rounds de défense. Perché Evan, soprattutto a ce niveau là, je trouvais quand même.
Allora, è molto interessante questa cosa qui. Allora, cos'è che hanno fatto? Allora, il Cypher ha messo trappoline e cam su A. Devo capire bene però perché succede questa cosa qui. Trappoline e cam su A. E vanno a staccare praticamente B, C. Vogliono giocare su A con retake. Questa è una trap abbastanza interessante. Penso che una trap, una cam che in realtà non è facile da spaccare. Perché? Perché questa cam qui penso che vede l'avversario in along. Quando sono già avvicinati. Si sono già avvicinati. Cioè, gli avversari per spaccare la cam devono essere già abbastanza avvicinati. Di conseguenza, avranno sicuramente le informazioni sicure e non fake che stanno venendo in along. In quanti hanno comprato nei Fabriken? In 3 hanno salvato. Hanno comprato soltanto quelli che sono morti, penso. Chi è che è morto? Omen, Omen, Sova e Breach sono vivi. Omen, Sova e Breach. Quindi la Ritz ha comprato e anche il Cypher. Che in realtà si sono passate le armi. Sotto la live dove dice in merito a Joint. Hai ragione. Ma io non ce l'ho aggiornato. Devo aggiornarlo Gorgon per vederlo. Perché a me dice ancora il numero all'inizio live. Ciao Sir Bardo. Sì, comunque come vedete non stanno full buyando, no? Perché in realtà vanno a giocare con le armi perché non vogliono perdere economia. Vedete che si tengono l'economia. Vogliono avere un'economia safe per i prossimi 2-3 round in questo modo. Ah, ok, ok, perfetto. Non ha una vera differenza se si è installato senza sorpresa. Lasciano completamente il site di A e vanno a unirsi sul site di C e di B. Dai, raga, vediamo di portare pure a 100 il numero di views. Così aumentiamo un pochino queste viewers media. Per la partner. Spammate, spammate in giro. Guardate qua, prese le informazioni che sono in mid. Tra l'altro Hip, come ha fatto a prendere questa aggressione così in mid? Fatemi vedere. Non hanno neanche smoccato, non hanno fatto nulla. Ah, è andato lì, clear, pulito, senza... Bello rischio questa roba che ha fatto Hip, eh. Però considerando che difficilmente tutti vanno, che tutti pushano, nessuno, inizialmente a questi livelli nessuno prende window, quindi all'inizio, quindi perché alla fine si spammano sempre un sacco di utility su window, una smoke, uno slow window. In realtà ci sta che Hip qua abbia provato l'aggressione qua in mid, stando in mid messo così, non è male come cosa. Allez, faut riuscire a mettre ces petits rounds de défense. La caverne, surtout à ce niveau-là, je trouvais quand même... Moi je la trouve quand même attaque friendly de ouf. Parce que... Ma in realtà basta che continui a mandare a buttare degli slowini, una flash, qualcosa lì e ci sta. Però il discorso è che ci sta che abbia fatto questo movimento così. Perché? Perché in realtà se tu vai senza nulla, perché se tu, secondo voi, se voi andate a smoccare o fate una smoke oppure uno slowino in mid, cioè in window, giusto? Se voi andate a mettere pressure in window, inizio round, a city side, che cosa significa? Provate a pensarci. Niente, non avete idee? Domanda troppo complessa? Bene, se io adesso fossi andato a smoccare qua in mid con l'Omen... Come ha detto Lipudeo, in realtà se voi andate a sbloccare, a smoccare qua, a fare utilities in mid per bloccare visione, per sbloccare il push degli avversari, significa che probabilmente magari voi volete prendere delle aggressioni in mid. Capite? Invece qua hanno fatto un movimento molto molto corto, un po' a rischi sicuramente, però erano comunque in due, penso che magari ci fosse anche una VP che magari piccasse qua. In realtà questo movimento qua alla fine non è malissimo. Però voglio vedere cosa fa Hip. Anche il fatto che ha 3 DP in fatto.
Bella Pietrix. Esatto. Possono dedurre che c'è qualcuno in mid. Io penso molto probabilmente, a meno che i Fabbricate non sono tipo OP, penso che molto probabilmente quest'angolo qui non andranno a cercare. E se adesso sì, c'è anche, ci sono anche team che vanno a mettere semplicemente pressure tutti i round. Però se metti pressure sempre tutti i round qua, oppure che ne so, anche in altri side, tipo in T-side, molto spesso quello che si fa è metti una smoke qua per negare informazioni sullo short, o anche per fare questo tipo di movimento, oppure metti una smoke qua. Queste sono delle utilities che spammi praticamente tutti i round, come dice Simoz, giustamente, per fare in modo che gli avversari tutti i round non abbiano informazioni, e che poi tu faccia o non faccia una cosa loro non sapranno mai. Però in una situazione del genere, tipo, loro, non penso che loro spammino mai nulla in mid, da quello che ho capito. In questa situazione qui loro non spammano nulla, così da evitare che gli avversari possano anche immaginarsi. Perché è normale che, sì, se dico a te, se magari smoccano qua tutti i round, può essere che di default i Fabbricate abbiano come plan: ok, tutte le volte che smoccano, anche se smoccano, noi andiamo sempre a cercare il mid, pluriamo sempre il mid. Invece in questo caso qui, considerando che non hanno fatto nulla, ci sta che magari loro, in modo sbagliato comunque, perché gli angoli dovrebbero essere cercati tutti quanti, si dimenticano di cercare quest'angolo qui, perché la call non è stata fatta. Insta perché per certo che i Fabbricate non fanno roba strana. Può essere. E invece sembra che stiano facendo robe strane di nuovo, Simoz. Perché comunque sono direttamente... Beh, allora, la long... A comunque è abbastanza checkato, perché c'hanno la cam. E va bene. C'hanno un controllo. Il C è... Ragazzi, dalla chat, di nuovo. Secondo voi, a questo livello qua, visto che sono in mid... Non sono sicuro della risposta, Loro sono i mid. Mettete caso che adesso ci fosse di nuovo qualcuno che pusha in C-long e spacca la trappolina, come è successo prima. Cosa dovrebbero fare i ragazzi che sono in mid? Sono proprio in questa posizione qua, tutti in mid, fuori doppie porte e window. Cosa dovrebbero fare secondo voi? La chat... tipo, cioè, in questo momento della domanda che faccio è la scimmietta che batte i piatti. Double door to C, pushare C, controllare il flank. Buongiorno, sono appena arrivato, non riesco a giocare questa mano, finalmente posso fare qualcosa. Buongiorno, Fras. Allora, girarsi e killare il flank, pushare su C, fare il rumore in B e girare in A, andare in C, dovrebbero forzare un push, double door to C, se spaccano long C entrerà in C, entrare B, ciao Saib, c'è un avversario in meno, girarsi e andare C, o entrano aggro in double door o B, oppure beccare in spawn e andare contro quel povero cat. Allora, sì, in realtà, considerando che sono abbastanza in mid adesso, e probabilmente gli hanno preso pure l'informazione che sono in mid, no? Si è bon, tu capte le. Fatemi vedere. Kill, voir le second, no, non le hanno ancora presa l'informazione. Fai au moins 2 pour 1. E c'è vrai che t'as toujours le champ pour poser. Ah, checkato Meddo, però non se l'aspettava comunque. Probabilmente, considerando che erano abbastanza, c'erano ancora due window, forse a questo punto qua aveva più senso tornare indietro. Magari tornare indietro e rimettere presso su C. Però teniamo conto che siamo già a una cinquantina di secondi dal round, quindi anche un po' late come cosa riprendere il controllo di C. Forse, sto pensando, forse avrebbe più senso, se si spaccano C avrebbe più senso provare ad andare aggressivamente su B, magari fare un B to A. Quindi non un B to A che andate verso A, ma che andate su B ma plannate verso A. A questo punto stessa cosa si poteva fare se uno pusha in A, potete fare un B o un double door planata verso C. Tra l'altro questa cosa qui fatta da Hip è molto molto forte, perché guardate, cioè, vi ricordate ieri che dicevamo mai fare pick aggressive da soli? Ecco, guardate qua, questa cosa che ha fatto Hip è una roba. Vi ricordate ieri che parlavamo di chi può fare che cosa? Chi può fare questo tipo di aggressioni, no? Chi può giocare da solo? Vedete che Hip sta letteralmente giocando aggressivamente. È in una posizione aggressive da solo. Ma perché? Perché è proprio Hip? Perché sta giocando l'arena. E come vedete, con l'arena avete il cooldown del repositioning. Potete riposizionarvi. E guardate qua, si fa la pick e non possono tradare. Guardate, pick.
prende pure l'informazione che ci sono tre persone mid. Questo round qui sono abbastanza sicuro che i pip pip non possono perderlo. Inoltre a vantaggio di Fabrican fightare DD a doppie porte per le armi che hanno. Sì, certo. Infatti probabilmente anche per questo che si stanno posizionando verso doppie porte mid. Però qua è stato molto bravo a scappare via. Guardate. Tra l'altro perfetto, perché hanno messo pure la cage. Cioè, qua che cosa c'è? Cage in mid. Perché c'è la cage in mid? Perché questa cage qui è una cage che verrà attivata appunto quando Ip deve disingaggiare. Qua hanno utilizzato anche la cage per farlo disingaggiare, quando in realtà forse non c'era neanche bisogno anche della cage, perché comunque aveva già il cooldown del repositioning. Però diciamo che probabilmente utilizzare la cage, considerando che hanno fatto un trade, hanno fatto pure un pick, cioè non un trade, hanno fatto un pick, probabilmente è worth. Non possiamo dire che sicuramente questa cage sia wasteata. Però avete capito perché in realtà forse poteva anche non servire, no? Perché comunque lui sta giocando Reyna. Però diciamo che ci sta, perché se loro magari pushassero questa smoke, dà l'assoluta certezza che Ip non vada a morire. Sì, va bene, Gorgon. Grazie per il follow. Oh, grazie Bardos. Ciao Bardos, come stai? Sur certaines positions, Ip qui a mis la tête à Melo. A cosa siamo? A meno 7 dai 3K? Ouais, qui récupère. C'è Pipu? No, non c'è Pipu, dai, mi hai trollato. Ale. Alla Tex ici, on vient se mettre en fond bomb site. Chi ha mis la tête a Medo. Allora, fatemi rivedere. Allora, lui disingaggia. Toujours le champ pour poser, c'est assez dur. De retake sur certaines positions. Torna indietro, mi piace questo disingaggio. Full disingaggio da parte di Ip. Bravissimo Ip, bravo, bravo, bravo. Qua però c'è l'Omen che va, si tippa sopra il come si chiama? Sopra il high ground, non so come chiamarlo. Sopra il punto di B. Ecco, domanda: secondo voi questo TP da parte di Omen è buono? Ha senso questo TP fatto sull'Igran così? Guarda, più che fatto la cieca, allora ha fatto una cosa intelligente, perché comunque prima di entrare Penso che abbia flashato. Ha flashato e poi tippato. Forse ha anche smoccato in realtà. No, forse ha tippato nella smoke. Allora, se ha tippato nella smoke ci sta. Ah, ok, no, allora non avevo visto. Ok, lui ha fatto, questo è per entrare. Cosa fa? Lui fa smoke sull'agro. Non avevo visto che aveva fatto la smoke e non si vedeva. Ha fatto smoke, flash e TP dentro la smoke. Allora, fatto in questo modo in realtà ci sta. In realtà, avendo fatto in realtà questo movimento qua, vi dico, ci sta averlo fatto adesso. Perché secondo voi ci sta? Perché secondo... Allora, il discorso è che potrebbe fare anche questo movimento aspettando i propri compagni che entrino, giusto? Però penso che ci sia ancora il mid. Fatemi vedere. Penso che ci sia ancora la cage. Se gli avversari non stanno entrando, probabilmente perché ci sono... Fammi vedere. Non si vede purtroppo. No, questo qua ha fatto doppio TP. Ok, Latex ha trollato. Ok, completamente trollato. Oh mio Dio. Ok, questa è stata un'assoluta trollata, penso. De retex sur certaines positions. Ip. Chi ha mis la tête a Medo. Più che altro perché ha trollato? La mia domanda è: sapeva che c'era il tizio qua? Guardate. Allora, ci stava magari fare un TP qua dietro.
Anche se a me non piace molto perché è completamente useless, completamente un troll. Ma la mia domanda è: puoi farlo se sai che magari non c'è nessuno gong, come chiamate questo spot qua, ma giusto? Ma in realtà loro hanno tutto un setup di utilities fatto bene, perché in realtà adesso Leodez, se voi vedete, va a tirare la freccia. Leodez ha appena tirato la freccia, vedete che c'è la freccia qua, e adesso Ip viene rivelato. Guardate, rivelato. Lo vedete? E nonostante sia stato rivelato, Latex, non so per quale assurdo motivo, decide di fare il doppio TP. Cosa significa essere stato rivelato dall'altro lato del gong? No, certo, beh, sì, in realtà c'è stato un po' di timing. Probabilmente poteva aspettare di fare il doppio TP subito fast. Ha senso fare subito doppio TP? Forse poteva aspettare un secondo prima di rifarlo. O sbaglio? Però in realtà, cioè, nel senso, lo sa che è qua. Lo sa che è qua dietro, in realtà. Cioè, se guardava un secondo lo sapeva che c'era il tizio qua. Ciao, Matthew. Beh, considerando che si sente un pochino, secondo me avrebbe avuto più senso fare semplicemente, più che fare il doppio TP così, avrebbe avuto più senso stare dentro la smoke. Hai ragione, Morphy, hai ragione. In realtà considerando com'è il gioco adesso, in realtà è un po' complesso riuscire a sentirlo o meno. Però in realtà, considerando la situazione, avevano tutte le informazioni, c'era un sacco di persone qua. Il doppio TP fatto in questo modo, considerando che gli avversari, tra l'altro, non potevano entrare, secondo me anche a livello di timing il doppio TP è sbagliato qua, perché dovevano proprio entrare dentro. Poteva fare il doppio TP, secondo me poteva fare in questo modo: poteva fare un TP qua dentro la smoke, quando gli avversari e i suoi compagni stavano per entrare con le prossime utilities, lui poi faceva un altro TP dietro. Allora quello era un buon timing, secondo me. Però vedi, lui fa un TP che di base, cioè, non ha neanche l'info. Cioè, in realtà sai che ci sono almeno due persone qua sul side. Due persone, secondo me, sono state prese dalla scout. Di conseguenza, questo è proprio per me è proprio un troll. Poteva fare smoke più primo TP, più paranoia, più secondo TP. Se proprio voleva fare. Forse sì, anche. Non è male. Però, secondo me, anche a livello di timing rispetto al team, il team doveva entrare prima. Cioè, doveva aspettare il team a fare un genere di mossa del genere. Devi aspettare comunque il team, perché vuoi essere sicuro che gli avversari non abbiano un solo tipo di pressure, una sola pressure, ma che ne abbiano più di una. Quindi che abbiano anche, che ne so, la pressure da mid, no? E qua non c'era pressure da mid, perché di base c'era ancora la cage del Cypher. Ici, on vient se mettre en fond bomb site. Très très bien joué de la part. E a questo punto qua penso che sia abbastanza RIP. Tra l'altro, fatemi ringraziare chi ha messo follow per ultimo. Ai Murel. Ciao Murel, grazie. Ma sei Mure? Boh, una volta che erano spostati tutti i mid, non ho capito il senso di insistere tutti sullo stesso site. Non lo so, mi sembra che stiano giocando in questo modo i Fabbriche. Tenete conto che comunque i Fabbriche non sono in un full buy. Hanno fatto un round più o meno di economy, perché hanno comunque, sì, hanno due armi, ma è un round, non hanno fatto upgrade di armi, perché non si fa su, cioè non ha senso fare un upgrade. Ha più senso fare un round di economy in questo caso qui, considerando che sono pure 3-0. Sì, è stato un po' rischi. Hanno cercato di... Probabilmente hanno provato a fare la giocata con l'Omen. Fine. Però secondo me non aveva senso farla così. E qua penso che sia abbastanza RIP. Vediamo se riusciranno a far perdere qualche arma, ma non penso. Merci per vos follow. Effettivamente, thank you guys. Leo qui è... Leo se ne fate due. Merci pour vos follow.
Pixlow. Thank you guys. Léo qui est brûlant et qui fera tomber l'eau. Puis Furious, Kria sur Zipan. Il reste une seconde. Fallait pas le perdre ce round. Se sei a 2 cm da B e vieni spottato, è giusto che tiri dritto Imo. Sì, più che altro non penso che avessero neanche così tanto tempo, to be fair, eh. Sì, non avevano neanche così tanto tempo in realtà. Considerando anche le armi che hanno. E chi recupera la Tex ici, on vient se mettre en fond de bomb site. No, diciamo che non c'era molto tempo. In più hanno anche armi molto corte, hanno 3 SMG, penso, 2 SMG e il Bulldog in realtà. Non è che puoi fare molto. Hanno provato a fare una giocata. Dopo che... cioè, il problema principale è che cioè, sono stati bravi gli IPP con quella giocata lì. Cioè, con IP che ha fatto quel pick iniziale. Poi non è stato tradato perché è scappato via. Sono stati molto bravi con quella giocata lì, principalmente. Poi l'Omen ha provato a fare la sua giocata. Latex ha provato a fare la sua giocata col doppio TP che è stata fatta male. E a quel punto lì, che devi fare? Sai, all'inizio del round tu fai una call, no? Dici, facciamo questa cosa qui, questo è il plan. Lo provi. Provi, vedi come va. Va finalmente tomber sous les balles de Firos. Andiamo al prossimo round. Comunque, nessun problema per Fabriken, che sono adesso 3-1, ma hanno un bel buy completo. Con anche AWP. Per voi, je souhaite ça. Même si je dois finir à bailler et à part bailler ou être en PLS, pour vous je le ferai. Pour Ipipip. Et pour. Non! Non! Bailler ou être en PLS. Ah non, ok, se l'è fatto. Pensavo. Ok, Shadowlords. Vedete che lasciano sempre il mid. Adesso loro vanno a prendere di nuovo spazio su mid. Tra l'altro, Shadowlords penso che abbia preso la window. Subito, fatemi vedere cosa hanno fatto in mid, in window. Ça me va d'avoir 3 games. Ah ouais, vous aimeriez ça. Pour vous, je souhaite ça. Et même si je dois finir. Ma no, ma lo fanno sempre del B clear alla fine. Quasi tutti i top team lasciano B clear. Però il problema è stato dato dal fatto che il Cypher sta ruotando da B, ma non può ruotare così. Cioè, non so cosa stia cercando di fare Cypher. Non so se vuole andare ad aiutare in doppie porte. Non so se vuole andare in C. Se vuole andare in doppie porte o in C, probabilmente gli conviene fare questo giro qua. Se invece sta cercando di andare su B, ce l'ha la cam? Domanda. No, la cam no. L'ha usata in along. Quindi non ha neanche la cam. Non dovrebbe piccare proprio qua. Il Cypher non so cosa stia cercando di fare, ma non può piccare perché non hanno informazioni in mid e potrebbero essere tranquillamente 5 persone in mid. Quindi qua ha sbagliato Cypher a muoversi così. Su questa mappa dei difensori con Sova conviene andare A o C? Ma in realtà puoi stare in A, puoi stare in C. L'importante, guarda, col Sova la cosa importante è che secondo me continui a un po' a girare per la mappa e cerchi di prendere sempre informazioni. Se pensi quali sono le informazioni a livello di drone, il drone probabilmente è la cosa più forte per usare il drone è dronare dentro doppie porte, principalmente. Poi avere delle sonic che ti permettono di avere informazioni su long DA, avere informazioni su mid, top mid, e poi avere anche informazioni su C-long. Principalmente questi sono gli spot che devi saper, su cui devi saper tirare le frecce nel mid round. Alors que Shadow vient de faire résonner son opérateur. Ma il fatto che lasciano pushare gli avversari in along? Beh, non capisco qual è la domanda. Fatemi cambiare un po' la musica. Ma in CT, i CT sono svantaggiati perché hanno 3 spot. Dici 3 side? No.
Non lo direi, perché in realtà è side B. Per quanto si possa plannare è come se fosse un mid. È un mid anche se c'è il side. Anche se c'è il bomb side. Beh, ma non è libero il... Non è... il doppio porte, come si chiama? Il doppio porte non è libero, c'è la Sage che sta piccando doppio porte. Tra l'altro... E même si je dois finir, ça me va d'avoir 3 game. Ah ouais, vous aimeriez... Vorrei farvi notare questa cosa. Smoke usano il wall per andare sopra all'omen. Cioè per andare sopra la smoke, no? Che è una cosa che si fa spesso su altre mappe. Io ho visto fare molto spesso su altre mappe. Questo perché loro fanno di default questa smoke qua in C-Long. E loro utilizzano il wall per canterargli la smoke e magari farsi un pick. In realtà non è male questa cosa. Probabilmente sono stati un po' allachi con il timing. Perché fare questa cosa qui, quando magari gli avversari stanno pushando C o stanno prendendo spazio su C-Long per prendere un orb, è molto buono secondo me. Même si je dois finir... grazie per il sub. Guida buena. È un bene o un male che li chiudono un po'? Cypher mi sa che ha ruotato perché Reina è già long avanzata e hanno tutto il tempo per ruotare. Sì, però il problema che sto dicendo è che Cypher non dovrebbe avanzare in questo modo. Non dovrebbe ruotare in questo modo. Perché il mid è scoperto. Infatti muore perché non pensa che il mid potrebbe essere scoperto e per questo va, viene piccato dal bridge. Grazie Ricky Tuca per il follow. Cosa siamo, meno 4? A bailler, a part bailler o être en PLS. Non sarebbe stato meglio se uno fosse rimasto B, dato che prendevano già in 2 A, o almeno lasciare la cam o una trappola in B in modo da non lasciare tutta sta libertà, cioè l'operator che pusha mid e prende il pick, così da non mi sembrare molto giusto. Ti dico la mia, Raiden. Il motivo per cui in questo caso lasciano completamente scoperto il B in questo round qua è perché non si aspettano dai Fabricant un'aggressione in mid, in B, perché l'hanno fatta il round prima, perché erano in armi corte, anche in SMG. E probabilmente considerano che magari hanno studiato anche un po' i Fabricant. Sanno che in realtà i Fabricant, ricordare anche i VOD che abbiamo visto in passato, difficilmente vanno su side B. Quindi in realtà anche un playstyle che hanno adottato in questo caso qui, in questo round particolare, penso. Mouse padello XXL? L, c'ho un QCK, no, due QCK più. In teoria sì, Nizza. In teoria sì, avrebbe dovuto mettere di norma si mettono così, oppure poteva metterlo così, poteva metterlo uno così e uno così. Doveva metterli sicuramente, questo sì. Ma tanto comunque i cavi non li avrebbero comunque... più che i cavi avrebbe dovuto mettere una cage qua, o sbaglio? Perché se lui adesso fa la rotation di qua e vuole passare dietro il side di B, giusto? Lui può attivare una cage mentre picca, così che loro non possano piccare. Questo andava bene. Ecco, questo probabilmente era la soluzione a questo problema. Cage qua, più magari trappoline, così attivava la cage quando lui passava. Questa è la soluzione. O sbaglio, ragazzi? Credo più perché si vede che Cypher arriva short. Mette la trappola, se ne va a ruotare in B per poi morire. Ma più che altro, beh, la trappolina short ci sta. Cioè poteva startare, poteva... Ma secondo me ci sta che stesse in alto. Ma non lo so, in realtà una trappolina probabilmente doveva metterla lì con la cage. That's it. Grazie Fulcon per il follow. Cosa siamo, meno 3? Vediamo chi sarà il 3 millesimo followers. Vedete, questa è stata molto molto buona. Però chi è che ha fatto la smoke? Ah, l'ha fatta lui perché il wall sta andando giù. Ok. E il wall sta andando giù. Ho capito, ho capito. E même si je dois finir a bailler, a part bailler ou être en PLS, pour vous je le ferai. Però in realtà poteva anche evitare di fare la smoke. Il wall è ancora su. E per voi.
Alors que Shadow vient de faire résonner. Perché nei top game? Soggettiva, sì, ci sono comunque players e team che giocano anche magari con più Vandal. Ma è molto molto soggettiva come roba, dipende dai player. Io avrei messo la cam su B o su C, no? Su C non serve a nulla, perché erano già in due su C e avevano in mente di fare questa cosa del wall. Quindi in realtà non serve a nulla metterla su C. Poteva metterla in B, sì. Poteva mettere una cam in B. Anche lì, una cam. O poteva anche tenersela, se voleva fare questo movimento. La cam poteva tenersela sempre per... se voleva tornare indietro. Questo è il problema. Tu devi avere... visto che B l'hai completamente lasciata, devi avere qualcosa che ti permette di fare la rotation, di passare da mid, perché mid è scoperto. Quindi avere una cage, avere anche una cam. Se aveva una cam, per esempio, che non aveva tirato tutto il tempo, che guardava il mid, poteva passare di qua, attivare la cam, vedere se c'era qualcuno in mid, in modo tale che poi poteva anche evitare di farsi ammazzare dal breach. Ma se non copre un punto con Cypher, non conviene coprire quel punto con le trappoline e la cam? Dipende, ragazzi, dipende molto. Poi non lo so se qual era. Magari loro hanno sbagliato. Magari ha sbagliato a posizionarsi. Magari banalmente, come ho detto prima, non si aspettano un push in B per questioni di strategia. Cioè, tenete conto che loro giocano. Questi qui sono un team che si conoscono anche, quindi sanno anche come giocare, come giocano tra di loro. Gli IPP in realtà non sono neanche più un team. Questo è l'ultimo game che hanno fatto insieme. Però i Fabriken sono uno dei top team europei e sicuramente tutti li conoscono, perché hanno visto come li stiamo vedendo noi i loro game. Vediamo come giocano. Anche gli altri team sanno come giocano. Son operator. Mid connector. Il ha trouvé son adversaire. Ha smoccato qua per mettere pressure. Leo ha fraggato Hip. Mid connector. Non ho capito però perché Hip ha flashato. Ah, ok. Ha flashato e poi ripiccato. È un po' rischi sta cosa che ha fatto Hip, perché Hip ha flashato, ha piccato, ha steppato per far finta di andare via probabilmente, e poi è ritornato a beccare. Secondo me poteva evitare di ripiccare a sto punto. Io ora forse se ne vanno in B. Perché vanno in B, ragazzi? Domanda, perché stanno andando in B? Dai, chat. Provate a dirmi perché stanno andando in B. Ah, la chat sta dormendo. Devo mettere qualcosa di... qualche musica un pochino più vivace. Loro stanno andando in B molto probabilmente perché hanno... perché sanno che Omen e Sage sono su C. Beh, non è detto. Non penso che possano sapere che l'Omen è su C. Potrebbero essere tranquillamente su B. Il motivo principale è perché hanno già... vediamo se qua... perché hanno ucciso Cypher e Reyna che stanno ruotando. Vantaggio numerico e si aspettano una copertura in A e C. Hanno preso picchi in A e hanno visto la difesa C. Non sanno che Omen è su C. Io sarei andato in A. Hanno sentito muro e smoke. Ma in realtà per un motivo principale. C'è un... Shadowloss, il breach dei Fabriken anche. Ha controllato il mid. Vedete che sta continuando a controllare il mid con la VP. E ha un angolo perfetto qua, guardate. Cioè qua ha un angolo perfetto lui. Da tenere, che sta tenendo con la VP. Va a pouvoir suite due kill. Vedete? Smoke. Adesso ripiccano sull'altro angolo. Ah! Ecco, probabilmente, ecco, la cosa che secondo me è stata sbagliata è stata questa. Secondo me, considerando che il breach ha già l'angolo di destra, non ha senso andare a smoccare qua. Ma ha più senso andare a smoccare a sinistra. Ecco, secondo me non ha molto senso questa cosa qui che hanno fatto. Probabilmente c'è stata miscomunicazione. Ma considerando che lui sta già mirando, sta già piccando quell'angolo lì, non ha senso assolutamente andare a... andare a smoccare quell'angolo lì.
Certo che possono essere backside, ma qua c'è la freccina, bellissima. Vedi, loro fanno smoke più freccina dietro site, che è una freccia che pulisce tutto il site. E adesso hanno l'informazione che non c'è nessuno sul site. Grazie per il follow, B3Late. Il problema è che c'è stata appunto questa cosa, che secondo me non è stata corretta. Tra l'altro, non so perché l'Atix stia pushando per primo, ma secondo me in questo caso qui quello che dovrebbe piccare quest'angolo qui dovrebbe essere proprio la VP, non l'Atix con l'arma, giusto? La smoke est en. Voyez à droite, on tient à la gauche, l'eau. Il fera tomber la Tex. 4v3. Med si fa la pick. Effectivement, avec les distances, légère avantage pour le joueur suédois. Trade, e adesso l'Omen probabilmente morirà. Ok, sanno che qua Zippan se ne va via perché l'HP, la raid dei Fabriken. 1v3 la vedo dura, a meno che non la clacci. Qua. Ma il va aller en haut, c'est très bien joué ça. Il va ensuite aller derrière. Comunque è incredibile che non si riesca a sentire sta roba, eh. Boh, ma a me sembra No, non è che l'ha rifatto. Prima era l'Atix che aveva fatto sta roba, lui invece crea, è l'opposto, l'omen avversario. Bravo Ledez. L'ha blindato? Vediamo. Penso che l'abbia blindato adesso. Ma adesso non è più blindato. L'ha blindato all'inizio, penso. Sur mes dos, c'est beaucoup trop chaud. Il le sait, si un homme peut le faire, c'est lui. Non, non, non. Il pas de bêtise. Et un autre, beaucoup plus subtil. C'est ce qui nous donne ces si belles occasions de jeu. Penso che il rumore iniziale del cas non possa averlo sentito. Per me, secondo me, è troppo OP come roba. Cioè, se non si sente il casting del TP. Qua che cazzo sta facendo low? Sur son cipher, il se TP, on l'entend très bien sur la caisse dans la smoke. Et en fait, il joue toujours de ce move soi-disant cramé pour en créer. Bah là, Edo. Beaucoup plus subtil. C'est ce qui nous donne ces si belles occasions de jeu. Grand merci à Créa une fois de plus qui nous. Là, ça me bouge directement sur C. Beaucoup plus subtil. Et là, ça me bouge dans sous mid. C'est si belles occasions de jeu. Grand merci à Créa une fois de plus qui nous offre un spectacle digne de ce nom. Quel joueur, mais quel crack. Tu es vraiment la bonté car ça nous offre. Raga, guardate. Il city side sta ritornando. Loro hanno pushato da mid e stanno ripushando su Along. Vedono che Along è clear, quindi loro girano su C. Vedete? Hanno pulito tutto il site. Sanno che è su C. Qua i Fabriken stanno dando davvero troppe informazioni agli avversari. La bontà. Je sacrifie tout pour vous. Tra l'altro, l'Omen, volevo farvi vedere che l'Omen degli IPPIP al TP, alla ultimate. Di conseguenza probabilmente utilizzerà la ultimate per gruppare i propri compagni. Sbaglio, l'Omen non serviva neanche che clearasse là. Probabilmente no, vediamo, fammi vedere. Perché c'è la cam lì, no? Però sai che cosa? In realtà no, perché in realtà non hanno informazioni. Potrebbe essere tranquillamente passato qua in short. In realtà ci sta che pulisca. Ci sta che pulisca. Perché c'era... Sì, ci sta, ci sta. Ne avrà fatto la call di Cypher, che magari ci può essere qualcuno in short.
E poi la sua cam non vede tutto. Non penso che questa cam veda proprio tutto. Vede metà del long. Quindi in realtà ci sta. Vuole vedere il short un secondo. Pulisce short, vede che non c'è nessuno. È bilanciato come personaggio. Cosa ne pensi, Edu? Risponditi alla domanda. Prossimo followers, 3000esimo followers di Coach Joint, ragazzi. Vediamo chi sarà il più veloce. Je sacrifie tout pour vous. Ecco qua, abbiamo il vincitore. Abbiamo il vincitore, Crowds00. No, non vincitore in realtà di nulla. Complimenti a Crowds00 per essere il 3000esimo followers. All'inizio era molto sbroccata, penso. A 300.000. 3 milioni di followers. Sì, qua l'omen. Cos'è che ha sbagliato qua, Low? Domandona per la chat. Cos'è che ha sbagliato qua, Lowz? Vediamo, chat. Edu, dimmi. Dimmi anche te. Tutti in chat. Vi do un suggerimento. Oh, che cazzo. 2 2 1. Ragazzi, adesso stanno al 100% che ci... Che cazzo sta facendo qua su site? Capisco che abbia fatto questo wall, che è un wall particolare, un one way, però cioè, ormai tanto il wall si sta distruggendo, di conseguenza non ha proprio senso che lui rimanga qua. Ti piace, sì. No. Ok, Zipan chi dirà allo che perlomeno si uniscono 2v2 2-2 e si trovano in ok, Petty Skell se ne è fatti 2. Quindi situazione di 3v3. La revenge. Eh non, c'était sur Fiance, pardon. Petty Skell qui va pouvoir enchaîner sur un doublé. Ça c'est très bien joué. Attaque ici. Tiens la ligne. On a l'avantage à la distance. Attention à ne pas être pris en étau. Minchia Crea, qua l'ha stompato. Leo si è fatto la pick. Et on va pouvoir aller plus tranquillement. Alors que Medo aura trouvé Crea. Se la sono giocato un po' male qua i Fabriken in questo. In questo bomba post plant, penso. Se la sono giocato un po' malino. Secondo me potevano evitare di giocarsela qua e qua così. Allora, intanto vediamo una cosa. Potevano planare in modo diverso, prima domanda. Dopo che si sono fatti la pick sulla Sage. Sì, ecco, prima domanda importante. Potevano sicuramente planare in modo diverso e non planare close così. Perché a doppie porte penso che ce l'abbiano più o meno. O comunque potevano checkarlo. Sì, potevano planare in modo molto diverso. Cosa vuol dire perché erano così divisi? Dici i Fabriken una volta planato? Il plant poteva essere fatto in modo diverso. E secondo me aveva senso, visto che adesso Cypher stava entrando qua, aveva più senso che forse il Sova se ne andasse, almeno il Sova se ne andasse in doppie porte. E pushassero magari in CT così. Sì, hanno il controllo di doppie porte? Sì. È da solo e vuole fare. Ha fatto il giro, Cypher. Dobbiamo farlo in due, secondo me, il giro. In più non sanno dove ha fatto il TP l'Omen.
Ma tra l'altro, scusate un secondo, come ha fatto? Come ha fatto qua la... Ok, Zipan, chi dirà allo che... Come ha fatto la, l'arena qua? A saltare la trappola? Ne ha bien stonir. Petit scale. Ha saltato la trappola? La revenge shadow. La revenge. What the fuck? Trappolina di merda? Forse ha messo la trappola troppo bassa. Non siete sur fiance, pardon. Prego, come ha fatto la, l'arena a saltare la trappola? Boulet, ça c'est très bien joué. Attaque ici. Tiens la ligne. E allora andava male là, quella, quella smoke lì. Cioè quella, quella trappola lì. Quello lui ha smoccato e poi l'homen pushato insieme all'arena. Eto ici, c'est bien joué, Crea sur la décale, petit scale qui tombe sous les balles de Léo. Yip qui s'en charge. Et une fois de plus, Cole Trank et Panaïf qui va du bon côté. Ha splannato, no? Alors que Medo est heureux de jeu. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace en attaque. Donc il faut surtout dans cette phase de défense aller marquer le plus de points possible. 4 à minima, 5 ce serait bien, 6 ce serait top. En tout cas c'est très serré. Ora allora fanno un push direttamente su 7 di A. Puliscono mid. Ce serait top. Tra l'altro l'arena cosa ha fatto qua? Fammi vedere Ip cosa sta facendo. Ok, si posiziona di là. Puliscono mid. Vediamo se poi ne ho qualche informazione. Hanno preso informazioni del Cypher. Ah ok, stanno pushando direttamente perché penso che siano in forza. O hanno forzato, non ho capito. Boh, vanno, loro vanno. Loro vanno. Pulisce a sinistra. BAM! Qui utilise très très bien son judge. Le jugement dernier de la part du joueur. Le judge. Récupéré finalement par Shadow. Il fera quand même tomber deux attaquants. Firoski enchaîne sur Shadow. On a complètement annihilé cette short. A. La défense aura repris. L'eau qui va même venir clear. Vabbè. Poi Fabricant secondo me stanno trollando un po', devo dire. Concluront avec brio ce septième round. Alors la barrière terminée, on se lance dans ce huitième round alors qu'on a envoyé des balles à travers cette fenêtre. Qua proprio wall di cattiveria e pusha. Toucherà personne, mais l'autre son côté à la singer qui fait tomber l'attaque, ça c'est bien joué. On rentre dans le garage. On envoie une grenade sur Hip. Trouvera personne. Guarda il bridge qui a preso il timing. Vabbè, ma sono in Nico i Fabricant, penso sì. Vabbè, non c'è molto da vedere su round, sono in Nico. Ok, 4-4. Finalmente c'hanno le armi di nuovo. Vediamo cosa fanno i Fabricant. A me sembra che i Fabricant questo game qua lo stiano giocando molto molto lo stiano giocando molto molto frettolosamente e non fanno per nulla default e nessuna pressure su nessun site. Secondo me hanno sbroccato sto game i Fabricant. Doppio TP in finestra. Riprende pure il timing. Oh mio Dio, le ha preso il timing. Ma guarda che culo qua crea. Scusa, ma fatti vedere se le ha preso il timing o se la, gliela... Cioè è stato sfortunato oppure sfortunato. Cioè oppure le ha preso proprio culo.
qua parte il drone. Secondo me è stato culo. C'est vraiment top. Bah, c'est cool. No, vabbè. No, vabbè. Si on Léo. Ah, les drones, lui, décidément. Les drones, il va arrêter de les lancer, je crois. Hein. Dopo un pic del genere, penso che i Fabriken siano proprio sbroccati. Stiano dicendo: ma come cazzo ha fatto questo? Lo pusha, picca, via, va via. Guardate com'è bello, come fanno la pick e cambiano completamente posizione, no? Vedete? Anche qua la Sage insieme all'Omen, che hanno fatto le due pick, adesso cambiano completamente posizione. Adesso vediamo se riusciranno in 3v. Beh, attualmente sono 3v2. Però in realtà penso che la Sage sappia che vogliono venire qua. Infatti lo sanno. Attenzione, si rifanno le frag. E qua Zip hanno shottato insieme a Shadowloss. Non se l'aspettavano. Ecco, secondo me, secondo voi, in una situazione del genere, no? 5v3. Cosa dovreste fare? Siete in City, siete ippipip, siete 5v3. Cosa dovreste fare? Cambiare site. Ciao Swaggy. Ciao Francesco. Più che cambiare site, condividete il fatto che i due qua stiano giocando così aggressivi in short? Secondo me non ha senso che loro picchino da qua short, considerando che c'è la trappola qua. Una trappola qua, a questo punto qua, avrebbe più senso che i due magari giocassero più dietro site. Magari uno dietro site, uno su Heaven, per esempio. Ma non ha senso che siano in 5v3. Sono 5v3 e giochino così aggressivi. Perché se si giocano così aggressivi, cos'è che succede? Cos'è che è successo qua? Banalmente, da che erano 5v3, adesso quanti sono? Guardate questa parte qui della mappa. Ne parlavamo ieri, no? Della situazione numerica. Guardate quanti siamo, vedete? Quanti siamo qua? Quant'è? È un 5v3? O che cos'è? È un 2v2. Esatto. Neanche 3v2, perché in realtà il Cypher qua poteva essere un 3v2, certo. Ma il discorso è che qua il Cypher non è neanche... Non fa parte del fight, perché non può sparare a loro. Quindi in realtà questo è un 2v2. Non lo so. Non lo so, Rede. Qua hanno proprio sbagliato. Secondo me hanno proprio trollato qua. Che tanto, se volevamo proprio picare, potevano aspettare, no? Aspetti. Tanto le trappoline, no? Magari picchi quando distruggono le trappoline. Piuttosto. Oh, elle è bien jouée cette onde sismique. Elle permettra pas de prendre du frag. On a bien fait de se reculer ici côté l'eau et pas juste en pot. Vanno in due da dietro. E un beau push, hein, qui permet. Rano la cam, quindi adesso hanno l'info. Rina, aspetta! Aspetta, aspetta, Rina, aspetta! Ti prego! No, 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 guardate qua, guardate, guardate, cosa è sbagliato, cosa è sbagliato? Ditemi voi, guardate qua, l'ome nell'arena che vanno da dietro, cos'è che c'è di sbagliato? Io mi metto le mani in faccia, le mani sugli occhi, perché non voglio vedere questa cosa. Io sono abbastanza sicuro che adesso l'arena vada a morire. Forse no, fortunatamente no, perché non ha piccato Zippan. Però adesso Zippan se lo fa probabilmente. Uno. Zippan se ne va via. Però forse... Oh, Zippan è andato via, bravo. È riuscito ad andare via.
Ma ha ultato Zipan? Ah sì, ha l'alti. Adesso ha preso. Ok, ha preso l'alti e poi va. Ok. Vedete, vedete, perché erano troppo staccati. Guardate quando Zipan se le fa. Guardate quanto spazio c'è tra Zipan e l'Omen. Guardate. Sono super staccati. Ma capisco questa cosa. Ma ci sta a stare da soli se stai già holdando un punto. Ma visto che l'arena sta prendendo spazio, sono, è lo Zipan, è la rezza avversaria che sta holdando spazio. Di conseguenza è lei che ha il vantaggio. Di conseguenza non ha alcun senso che loro si muovino così splittati. La flash che avrebbe costato molto caro. Un ulti également che non troverà pas le joueur français Sage. Bravo però qua. No, cos'è che crea? Beh, crea qua, shot a tutti. Non se l'aspettavano. Avevano un'informazione sbagliata. Bravo, crea. Qua crea se l'è giocata bene. Non avevano l'informazione che c'era crea dietro. Non so che tipo di informazioni le abbiano dato, però, sinceramente. Secondo me i Fabriken comunque non hanno molto in questo round, in questo game qua non hanno molta idea di come posizionarsi post plant. È vero che comunque partono uno in meno, però anche in questo qua erano due in meno. In realtà gli PvP avrebbero dovuto vincere il round subito, però mi sembra che in post plant non sappiano come muoversi. Ditemi se sbaglio, chi ha dei gruppi là. Grazie Ventus per il follow. Sicuramente era fatta apposta, dici? Non lo so. Ah, c'è bien joué. J'ai rebu un petit coup là pour me remettre de mes émotions. Le cinquième point en défense est mis, ça s'est bien joué. Ils ont pas l'air. Come ha fatto a fare questa pick? Ah, ok, si è bussato sopra. L'ha bussata. Sì. Ah, c'è bien joué. Grazie per il follow. J'ai eu un petit coup là pour me remettre de mes émotions. Le cinquième point en défense. Grazie Shoots, grazie che ci tiro per il follow. Ils ont pas l'air parti pour se laisser faire dans cette. Vabbè, qua i Fabriken stanno trollando. Un doublé déjà récupéré par Zipan, donc premier frag sur Crea pour la team Fabriken. Guarda le wall della Sage qua. Très bien joué, qui fait tomber le MVP de l'équipe adverse. I wall sorti della Sage. Come ha fatto? Perché stanno andando qua? Ah, hanno preso l'info, hanno ripreso. Ok, allora, cos'è che vogliono fare? Loro hanno rest, vogliono restare in doppie porte, giusto? Quindi per restare a doppie porte devono clearare doppie porte. Infatti quello che stanno facendo adesso, la Sova che è a doppie porte aspetta l'arena, vedete? L'arena sta andando qua. Ha preso l'informazione in Sova con la Sonic e in più ha fatto pure la flash. Pushano, hanno fatto la pick in doppie porte e adesso vanno a restare. È passato già sul site. Okay. Però penso che adesso vada a morire. Fabriken. 14-5. È la finale del Take the Throne. In realtà non è che sia un torneo così importante, eh. Però ci sono comunque 2000 euro in palio. Ciao Mecrisi, Ipax. Serais-tu pas un petit peu sexiste, Ipso, pour le coup? Si j'ai envie d'être. Grazie, boss dog, per il follow. On est en 2020, non mais. Spectacle de qualité. T'es effectivement. Serais-tu pas un petit peu sexiste, Ipso, pour le coup? Si. Qua vogliono piccare da mid. J'ai le droit. Grazie, Svaghetti TV, per il follow. Ma non ho capito perché questo picca prima che flashi. Qua stanno trollando pure gli pip. Aspetta, picca. Che picca?
Sta flashando perché? Effettivamente ils sont inarrêtables. Ah, forse. No, forse vuole flashare dopo. Dopo che ha piccato. Fa la pick e poi flash per farlo tornare. Però in realtà non è buono, non lo so, è un po' rischio sta roba. E vogliono prendere anche i mid, mi sa. Sì, perché ho visto che l'arena stava pushando mid. Però l'hanno scoutato con il Sova. Quindi torna indietro. Après le first blood à l'opérateur. Il faut faire raison. Non oui en plus oui effectivement. Je sais que tu as raison. Qua non ha senso che vada a fare il drone. Perché vedete che lui sta già smoccando lì. Ha smoccato lì. Quindi secondo me non ha proprio senso. Cioè se c'è una smoke è difficile che tu vai a dronare. Vedi, ha messo la smoke lì. Adesso loro sono tutti ai dati dentro la smoke. Però in realtà è riuscito a prendere. In realtà non dovevano pushare qua. Dovevano rimanere, probabilmente dovevano andarsene indietro qua. Forse non so se non l'hanno sentito o cosa. Però qua dovevano tornare indietro. Così non gli davano info col drone. Invece boh, qua flash, non pensano che stanno pushando. Non lo so. C'è un po' un trade di utility abbastanza sbagliato. Partono le ultimate, TP da parte dell'Omen. Faut pas me prendre au sérieux moi, hein, pas de trop. En tout cas, Créa qui aura pris de l'info et qui sait que du coup il y a vraiment rien, on va pouvoir réaxer ce plan de défense sur le A et à juste titre. Oui, c'est un bouchon de Nina. Pas non plus. J'espère juste que la supériorité numérique sur point A n'a pas donné trop l'avantage. On ne précipite pas non plus. Et puis, non sono molto d'accordo del positioning. No. Non sono molto d'accordo che il come si chiama? Il Sova si trovi qua. Si trovi qua. Secondo me doveva stare dietro site. Perché infatti da A li pusha da long. Allora c'ha la trappolina su site. Vedete che hanno una trappolina qua e una trappolina qua. Di conseguenza lui è tranquillo a swingare. Lui swinga senza alcun problema. Non prende la trappolina e si fa la pick. Quindi secondo me aveva più senso che lui giocasse o sotto Heaven o che giocasse qua. Però fortunatamente... questo è ottimo, vedete la trappolina messa così su site. Io non dico che sia sbagliata la trappolina, è giusto perché lui vuole giocare dall'high ground, no? E facendo questo è un setup basilare del come si chiama, del Cypher, che mettendo le trappoline qua e qua, se lui viene smoccato, lui gioca in heaven apposta, perché se lui viene smoccato, poi gli avversari prendendo le trappoline o venendo pingati dalla cam, lui dalla smoke può sparare qua o può sparare qua senza alcun problema e farsene. Questo è quello che è successo. No? E guardate. Spero giusto che la superiorità numerica sur point A non ha donné trop l'avantage au fabricant. J'ai l'impression quand même petit scale. Buono. Quindi situazione di 3v3. Très très bien placé. Cos'è sta musica? Ah, vous êtes en vocal pour apprécier le match ensemble. Vous avez bien... Come è stato pulito qua? Ah, con la cam? Ah, la cam ancora non è stata spottata, tra l'altro. J'espère juste que la supériorité numérique sur point A. L'ha chiusa e non le hanno spottate. Quindi ancora la cam per fare il retake. È incredibile. Vedete, c'è ancora la cam. Infatti adesso attiva la cam, spotta quello sul site. Pam. Ah, vous êtes en vocal pour apprécier le match ensemble. Vous avez bien raison.
Ah, bravo Léo. Oh, le doublé, créa. Bravo Léo. Avec un 0-4. Hein. Ma parlando di cose serie, che ne pensi delle nuove skin col drone? Facciamo così, finiamo l'ultimo round, poi ci stoppiamo qua, ok? E parliamo di cose che non c'entrano più con l'analisi, va bene? Qua penso che Fabriken vadano in. Minchia Zippan, che tirata che ha fatto. Grazie per il follow. Très bonne idée de regarder avec ses potos en vocal les matchs d'ailleurs. Grazie Nautwolf per il follow. Je pense que quand on organise des events, on organisera des viewing parties sur le Discord BDS. Vous puissiez suivre ça tous ensemble. Firoz qui est vraiment impérial sur sa ligne de défense. Il fera tomber deux joueurs avant de succomber sous les balles de l'Atex. L'Atex qui va pouvoir détruire la caméra de petit scale. Hanno preso Chilong. Ma hanno messo le trappole, sì. Hanno preso il Chilong. Vabbè, sanno che c'è qualcuno Chilong, adesso devono pushare. Però hanno un minuto, in realtà 3v3 potrebbero anche riprendere spazio. Vediamo se la fanno slow. Forse la fanno slow. Prendono, ok, ho preso l'orb, così c'è l'ultimate. Il ha son ulti, du coup. Infatti vedete che stanno indietreggiando quelli in A. I pip stanno indietreggiando perché pensano fosse sia un fake, vediamo. Però crea adesso prende spazio. Sta prendendo spazio, sta prendendo info, sa che non c'è nessuno lì, sa perfettamente che sono in là. Adesso hanno l'info che sono in là. Hanno tirato la scout. L'omen sta girando. Qua planano plant più ultimate di parte del Sova per stoppare l'aggressione da mid, da CT volevo dire. Sì. Ip se ne fa due, forse si fa pure il terzo. E via. Bravo Ip. Ragazzi, overwatch player comunque. Ip, overwatch player. Quando Raid ha ceccato l'OP in mid è andata bene, ma erano loro risposti così? Sì, abbastanza. Cioè così for free sì. Cioè è stato molto confidence da parte sua, ma in realtà non puoi fare delle giocate del genere senza avere info. È un po' rischi. Molto rischi, devo dire. Comunque ragazzi, possiamo stoppare qua. E vi dico qualche domandina. Allora, Gorgon, tu mi hai chiesto un paio di cose. Anzi, fammi girare qua la chat così almeno vedo e leggo meglio. Allora, ma parlando di cose serie, che ne pensi della nuova skin col drago? E soprattutto perché il grilletto delle armi sarà il pipo dei suddetti draghi? Allora, io ho visto la skin del drago, a me pare abbastanza abnormale. Non è, ma è carina, però... però veramente troppo. Nel senso che poi penso che farà perdere un sacco di FPS. E poi cos'è? Quant'è che costa? 70-100 euro? Quanto costa? Lo penso anche io. 90 euro. Il pipo dei draghi. No, comunque, boh, sai che Gordon, sai da Overwatch, io non sono uno molto appassionato di skins, eccetera. Poi non spende mai soldi per in-game, per roba in-game, quindi non so, penso che ci sia molta gente che sia presa bene da sta cosa. Ma sinceramente io non andrei mai a spendere, non andrei neanche a spendere 10-15 euro per una skin. Figurarsi un bundle di 90-100 euro per le skin di una roba che probabilmente non userò neanche mai, perché a livello competitivo fa veramente... schifo, cioè nel senso, come fai quelle animazioni lì con l'arma mentre spari, mentre ricarica? Ma stiamo scherzando?
Questo non è League of Legends, ragazzi, ve lo dico. Se siete pro di League of Legends, non è detto che qua sappiate sparare. Qua bisogna saper sparare, bisogna sapersi muovere. Se robe qui, se animazioni nella radio, sì, ci stanno, hype di qua di là, ma sono delle stronzate. Il gioco deve essere pulito, il gioco deve essere semplice. Però non stai considerando che puoi toccare un pipo di drago. Forse hai ragione anche te, Nuggets. Grazie Face TV per il follow. Grazie I Am Irock per il follow. Grazie a tutti, ragazzi. Ormai i 3000 li abbiamo superati abbondantemente, penso. Penso che ormai siamo a 3008, 3010. Allora, ragazzi, il primo che mi becca il nome è giusto. Com'è che ti chiamano di norma? Yam Irok. ormai sono un Vips, sicuramente. Allora, io vi consiglio, siamo in 78, allora... Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che sono i 3000 followers. Secondo obiettivo, io vi devo chiedere un favore gigantesco, ok? Io vorrei riuscire massimo in una settimana di streaming, quindi altri 7 live della scuola con Coach Joint, quindi altri 7 episodi. Oggi siamo a 17, quindi più o meno verso il 24-25esimo episodio vorrei riuscire ad arrivare alla media di 75 viewers, così da poter... prendere la partnership. Ok, quindi io vi chiedo, ragazzi, una sola cosa. Non vi chiedo sub. Cioè, se volete farmi una sub come ha fatto Edo, va benissimo. Non vi chiedo sub, non vi chiedo donation, perché tanto questo, cioè, non è il mio lavoro. Io non vivo di streaming, vivo di coaching, che è una cosa molto diversa. Però vi chiedo, fate conoscere questa live ai vostri amici. Avete persone che, con cui giocate, avete persone con cui scrimmate, con cui fate ranked, non conoscono Coach Joint, non conoscono la scuola con Coach Joint, non conoscono Joint, passateli il canale. Dalle 11 alle 13:30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ma guai qualche volta sabato e domenica pure, non questo sabato e domenica perché sono troppo pieno di cose da fare, però avrete la possibilità di seguire queste live educational, che comunque è un format un po' diverso dal solito, e imparare magari qualcosina di nuovo sul gioco. Essere un po' acculturati un pochino di più sul gioco, va bene? Spammare ovunque. Comunque ieri stavo registrando i game, ma mi viene difficile giocare contro, visto il drop di FPS. Mi spiace, The Runner. Ciao, Ita Combat. Perché mi hai scritto Tommaso? Comunque, ragazzi, vi ricordo un po' di cose. Chi vuole mandarmi le VOD, volete mandarmi le vostre ranked, ve le analizzo. Qua c'è il forum, potete mandarmi una ranked, la uploadate su YouTube. Io vi faccio la VOD la mattina. Un episodio della scuola con Coach Joint per ognuno di voi, tranquillamente. Grazie mille per il follow. Sto bene, Zeus, eh? Ho quasi finito la live, purtroppo. Siamo in chiusura. Sono abituato ad averne 100, ma registrando mi scende una 70-80 per un certo... purtroppo probabilmente il PC... Bisogna vedere cosa utilizzi. Forse se utilizzi il OBS funziona meglio. Bella, Dudley. Tra l'altro, cosa ci fai, Dudley, qua? Dudley VIP da Dudley Zor. Ciao, puoi salutare Z Darkest. Ciao Z Darkest, come stai? Ti mando una VOD di un mio cast, va bene lo stesso? Sì, siamo lì più o meno. Allora, secondo te Cypher deve stare CT spawn in difesa? Sì, esattamente in CT, proprio dove spawni. Rimani lì fermo tutto il tempo, non metti la cam, non metti le trappole. Così è il modo migliore per giocare Cypher. Ragazzi, allora,
C'è ancora Gorgon. Gorgon, fammi un piacere. Metti, spamma un po' il Telegram e il Discord. Ragazzi, joinate Telegram, joinate Discord per rimanere aggiornati, per farmi domande di gioco su Valorant, che li ho appena updateati, entrambi in realtà updateati. Non sono molto bravo a tenere Discord e Telegram, to be honest, perché non sono molto un fan. Però magari possiamo raggrupparci tutti quanti, così da sapere sempre quando vado live. Come ha spammato anche Gorgon, potete anche seguirmi su Instagram e su Twitter. Nei prossimi giorni ci saranno delle news anche sul team, perché abbiamo un nuovo player da inserire. Spammi anche la penna, va bene. E abbiamo un nuovo player che annunceremo a breve. E niente, ragazzi, vediamo un po' chi posso stare. Io vi ringrazio per essere stati così numerosi oggi. Spero che anche domani siate così numerosi. Domani probabilmente non so ancora cosa farò, se farò una VOD di top team oppure un altro tipo di VOD. Magari un VOD che qualcuno di voi mi ha caricato. Penso che qualcuno mi abbia, un paio di voi mi abbiano caricato le nuove VOD. Io magari vi osso qualcuno, vediamo chi vi posso stare nel mentre. Allora, probabilmente vi osso un mio amico. Anzi, prima vediamo se c'è. Sì, vi osso un mio amico forse. Sì. Spero che non flammi troppo, perché in realtà è un flammone. Però mio amico di lunga data da Overwatch, che sta giocando appunto a Valorant. E noi ci vediamo domani alle 11, va bene ragazzi? Mi raccomando, entrate su Telegram, su Discord, trovate tutti i dettagli sotto in descrizione. Telegram, Discord, seguitemi su Twitter e su Instagram. Ci vediamo domani, raga. Mi raccomando, spammate dovunque questo canale, perché devo arrivare all'obiettivo partnership a breve, va bene? Bella boys, ciao ciao. You are a fucking retard.